Bene, allora cominciamo la sessione di questa domenica mattina del sesto congresso della struttura di Crisi. Come abbiamo detto, comincia il dibattito generale, ma prima del dibattito generale io vorrei leggervi il contributo di Ottavio Marzò, che ci ha mandato per posta. Lui non può essere al nostro congresso, ma ci ha mandato un contributo secondo me molto interessante, come sempre pieno di spunti, di iniziative, anche di riflessioni, quindi io lo leggerei e poi cominciamo con le iscrizioni a parlare e con le altre cose previste. Allora, cari amici, mi spiace non essere con voi al congresso della associazione radicale Cattolica, alla quale sono iscritto fin dalla sua fondazione, per continuare entusiasmo e convinzione. Non sono in Europa purtroppo, ma rimando alcuni punti scritti come possibile, come nota sarei con, sperando nella vostra comprensione. Come molti di voi sanno, ho la fortuna di poter seguire lo sviluppo dei diritti e dei diritti in Europa grazie al mio lavoro di funzionario radicale del gruppo liberale, democratico del partito del Parlamento Europeo, il responsabile per le questioni relative ai diritti civili, la giustizia e gli affari interni. Da quando sono arrivato al Parlamento Europeo, oramai 16 anni fa, ho seguito i lavori di Liga e di Europe e dell'intergruppo LGBT al Parlamento, animando il lavoro comune con i deputati radicali e poi quelli liberali e con certi diritti. Recentemente ho partecipato al seminario di Liga Europe per discutere del loro futuro piano d'azione assieme ad alcuni sostenitori di lunga data, istituzionali e non, riconoscimento del fatto che noi radicali siamo conosciuti e riconosciuti per il nostro costante attivismo nelle istituzioni e fuori di esse. Tutto questo per dire che non voglio cogliere questa occasione per fare il punto assieme a voi sui diritti LGBT, Europa e l'Italia, ma non solo. Prima passo. Europa in crisi economica e democratica. L'Europa attraversa una pesante fase di crisi economica ma anche democratica. Le classi politiche nazionali sono sempre più chiuse in se stesse, volte a difendere i loro privilegi e incapaci di riforme come in Italia. O sono incapaci di affrontare la crisi in arrivo per tempo o di lottare contro la corruzione come in Spagna. In altri paesi la classe politica si è barricata al potere creando un regime che scivola dal conservatorismo nazionalista al totalitarismo come in Ungheria. Proprio qui la comunità LGBT, gli ebrei, i rom, le opposizioni democratiche diventano un nemico da discriminare, emarginare e colpire. L'ennesima riforma della Costituzione ungherese ha costituzionalizzato, tra l'altro, la definizione di famiglia come unione di un uomo e di una donna, escludendo così le coppie LGBT e le famiglie monoparentali. Di fronte alle recrudescenze controriformatrici, razziste, xenofobe, ai reati motivati dall'odio, alle discriminazioni che rinascono e possono esplodere a livello nazionale, l'Europa manca di adeguati strumenti di intervento. Il Parlamento europeo ha chiesto di utilizzare al massimo il potere dell'Unione, come le sanzioni basate sull'articolo 7 del testo unico del testo unico per il funzionamento dell'Europa, per le violazioni dei principi comuni europei, ma sia la Commissione che gli Stati membri non l'hanno mai fatto sinora. Al Parlamento europeo manca la maggioranza necessaria per attivare tale articolo, dato che il Partito Popolare è contrario assoluto, ad esempio per l'Ungheria. Sarà forse necessario modificare i trattati per il futuro meccanismo di allarme, valutazione e sanzione delle violazioni della democrazia, Stato di diritto, diritti umani e uguaglianza, peraltro già esistente nel settore economico e di bilancio. Alcuni Stati membri si sono finalmente mossi in questo senso chiedendo un maggiore ruolo ai poteri europei. In ogni caso i diritti LGBT sono oramai parte integrante del bagaglio europeo in materia di diritti fondamentali. Infatti ogni paese che chiede di aderire all'Unione Europea viene esaminato sotto questo profilo sulla base dei cosiddetti criteri di Copenaghen, e tale meccanismo permetterà un maggiore controllo e dinamica nel mantenimento e progresso di tali diritti. Il Parlamento europeo si pronuncerà su questi temi nel quadro della relazione annuale del deputato liberale belga Louis Michel. In prospettiva la revisione dei trattati sarà fondamentale e dovremo chiedere riforme coraggiose per difendere con più forza i diritti umani, inclusi quelli LGBT.
Notizia positiva di oggi, i negoziati per la visione dell'Unione Europea, Commissione Europea del Diritto dell'Uomo sono conclusi positivamente. Arrivando a superare lo scetticismo del governo conservatore inglese, ma sarebbe inimmaginabile un ulteriore blocco a causa dello Stato dell'Unione sui 47 Consigli d'Europa. È comunque inaccettabile. La direttiva sulla libera circolazione. Tra i successi europei più importanti, in generale, e per i diritti LGBT, c'è sicuramente la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini. Nonostante sia il risultato di una serie di compromessi tra Parlamento, Commissione e Stati membri, essa ha garantito purtroppo alcuni limiti di diritto fondamentale dei cittadini comunitari e delle loro famiglie a circolare nell'Unione Europea e a godere del diritto di entrata, soggiorno e residenza senza ostacoli e diritti. La definizione di famiglia prevista dalla direttiva include le coppie civilmente se lo Stato membro prevede tali norme. In ogni caso, le unioni civili e le relazioni stabili devono essere prese in considerazione al fine della conoscenza del diritto di entrata e residenza. Sulla base di tali norme, certi diritti ha ottenuto che tribunali e governo, con la ministra Cancellieri, ne sorpassassero la seconda parte, che violava la direttiva. Oggi, insomma, il partner non comunitario sposato con un cittadino comunitario dello stesso sesso può ottenere la residenza in Italia. Si tratta di un riconoscimento mutuo delle coppie LGBT, limitato però alla sola libera circolazione. Bisognerà ora allargare la diritto ai cittadini semplici o uniti civilmente ed assicurare che la giurisprudenza sia sviluppata e trasformata in legge attraverso, ad esempio, la riforma del diritto di famiglia in Italia. A livello europeo, la Commissione presenterà probabilmente nuove linee guida per l'applicazione della direttiva, invece che proporre una sua revisione come richiesto da comunità di membri, in primis Gran Bretagna e Germania, che vogliono limitare la libera circolazione in fase di crisi economica. Non rimane da augurarsi che tale linea guida comprendano chiaramente la proibizione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, sulla base della quale la Commissione ha iniziato, a quanto afferma, i procedimenti di infrazione con i numerosi Stati membri. Se le linee guida comprenderanno chiare lettere tale proibizione per portare l'inclusione, che indicare il riconoscimento della libera circolazione delle coppie dello stesso sesso, un chiaro passo avanti sarebbe fatto in Europa. Potremmo, ad esempio, scrivere con certi diritti una lettera della Commissione per tornare a farlo. Diritto di famiglia, mutuo riconoscimento dei documenti civile e dei loro effetti. Il Trattato di Lisbona prevede, purtroppo, che solo gli aspetti transnazionali del diritto di famiglia siano di competenza dell'Unione. Una procedura speciale si applica in questo caso che prevede l'unanimità. Per il resto il diritto di famiglia rimane di competenza nazionale, come voluto da alcuni Stati membri in occasione della stesura del Trattato. Insomma, la Commissione potrebbe immediatamente presentare una proposta sul mutuo riconoscimento del diritto di famiglia dell'Unione Europea, naturalmente per quanto riguarda gli aspetti transnazionali. La Commissione ha però deciso di seguire la strada del mutuo riconoscimento dei documenti di diritto civile e dei loro effetti nell'Unione. Sarebbe il titolo, sebbene il titolo suo burocratico ed amministrativo, l'impatto è di ampia portata. Assicurare che i documenti di nascita, morte, patrimonio, filiazione, eccetera, siano riconosciuti in tutta l'Unione Europea e che abbiano gli stessi effetti ovunque. Tradotto, la coppia LGBT sposata e con figli in Belgio si trasferisce in Italia ed è riconosciuta come tale, sposata e con figli, come provato dai relativi documenti in cui effetti sono diritti e doveri. Come potete immaginare, sarebbe un grande passo avanti. La proposta della Commissione è attesa nelle prossime settimane. Vedremo fino a che punto la Commissione saprà resistere alle lobby nazionaliste della sussidiarietà, in realtà schermo per nascondere repressione e restrizione dei diritti, o vaticana, che si è lanciata da mesi con petizione e pressioni per neutralizzare la proposta. Per memoria, certi diritti aveva depositato un documento a favore del mutuo riconoscimento in occasione della consultazione pubblica. Il Parlamento europeo ha ripetutamente espresso il suo parere favorevole all'iniziativa. Direttiva orizzontale antidiscriminazione. Sono passati 5 lunghi anni da quando la Commissione ha presentato la proposta di direttiva per promuovere il principio di uguaglianza e lottare contro le discriminazioni, incluse quelle basate sulle regioni
processuale nei settori dell'educazione, dei beni e servizi e della casa. La Germania, assieme a pochi altri stati membri, ha opposto un veto sostanziale. Nel frattempo il Consiglio ha lavorato sul testo al fine di cercare di ottenere un testo accettabile da tutti, visto il requisito di unanimità previsto dall'articolo 19 del Trattato per il funzionamento. La caduta del governo Merkel, CDU, CSU, liberali tedeschi potrebbe permettere lo sblocco della direttiva, sempre che qualche altro Stato non decida di porre il veto. Il Parlamento ha chiesto per l'ennesima volta il mese scorso, in una risoluzione sul razzismo, la xenofobia e i crimini d'odio, che il Consiglio approvi la direttiva più presto. Una possibilità che era stata ventilata era quella di scindere la direttiva in più direttive che affrontassero i vari motivi di discriminazione, disabilità da una parte e orientamento sessuale, religione ed età dall'altra. Mi sembra che sia necessario ed urgente raccogliere firme a livello internazionale su un appello ai governi di Strasburgo per chiedere loro di approvare la direttiva più presto. La revisione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia. Il prossimo novembre la Commissione presenterà la sua relazione sull'indicazione di decisione quadro sul razzismo e la xenofobia. Il Parlamento ha ripetutamente chiesto che questa sia allargata per prevedere la criminalizzazione e l'introduzione del aggravante per crimini omofobici. Se questo verrà proposto ed approvato a livello europeo, anche in Italia, dove assolutamente la decisione è stata allargata, potrà farlo. Altro capitolo, roadmap per i diritti LGBT, sondaggio dell'Agenzia per i diritti fondamentali e possibile relazione partito al Parlamento europeo. Il gruppo liberale democratico aveva lanciato la proposta di una roadmap per i diritti LGBT e chiesto alla Commissione di prepararla. Tale richiesta è stata poi appoggiata dal Parlamento e dai Ministri e sembra che una serie di Stati siano favorevoli a questa proposta. Nel frattempo il Parlamento europeo ha compiuto uno studio sulla roadmap in preparazione di una relazione sui diritti delle persone LGBT che potrebbe preparare anche sulla base del sondaggio che l'Agenzia per i diritti fondamentali lancerà il 17 maggio in occasione della giornata mondiale contro l'omofobia sulla situazione delle persone LGBT in Europa. Per tale giornata, come in passato, le istituzioni europee esporranno una serie di eventi e messaggi di leader delle istituzioni europee. Chissà se l'Italia si unirà a tale celebrazione con il ministro di Napolitano o del primo ministro, chiunque esso sia. Gli sviluppi sul matrimonio egualitario per tutti in Francia, Gran Bretagna e Tunisia e lamentabilmente avvertita la situazione italiana. Mentre il matrimonio si apre alle persone dello stesso sesso in Francia, Gran Bretagna e in USA, la Corte Suprema sta esaminando la questione della posizione del matrimonio omosessuale deciso da alcuni stati americani, la classe politica e i partiti italiani rimangono chiusi su se stessi, come dimostrato in occasione delle elezioni. Se la BIN si è opposta al matrimonio per tutti, venga la rivendicato, per sé almeno, il PD fa spugna di un modello tedesco inesistente, Monti ha parlato di famiglia secondo i dettami vaticani, noi radicali abbiamo parlato di carceri amnistia, per tutti, nessun partito insomma ne ha fatto bandiera o tema principale per le elezioni. Sebbene i sondaggi Eurispes mostrassero l'interessamento degli elettori per tali temi, come peraltro è accaduto in generale sui giudici civili, o forse per qualunque tema, dato che in Italia la politica non discute le riforme da fare, per poi farle o assicurarsi che vengano fatte se si vince le elezioni. Anche contro tutto ciò, tanti hanno votato Grillo, provando di nuovo con speranza contro il vecchio di speranza, rischiando poi di ritrovarsi da capo alle prossime elezioni, appunto perché anche Grillo non solamente gli obiettivi politici di riforma promossi dal suo movimento, come fulcro per negoziare un possibile governo per attuare. Forse in questa fase di marasma della politica si potrebbe tentare di promuovere come certi diritti di forma puntuale, dalla lotta alla xenofobia, alle leggi civili e al matrimonio egualitario, formando un'alleanza di cittadini e deputati, di diritti seri, del PD, del PDL, eccetera, per promuovere riforme del diritto di famiglia da approvare subito, magari partendo proprio dei deputati che partecipano al congresso di certi diritti. Come iscritto mi auguro che sia possibile fare tutto ciò assieme e partendo innanzitutto dall'area radicale,
dalla ricarica dei Gali al Partito Radicale, sperando che l'area cresca, esca dalla crisi che sta vivendo, assicurando innanzitutto all'Italia e agli italiani una opzione politica pulita, trasparente, liberale, liberista e libertaria, antiproibizionista dei diritti umani di cui si ha bisogno oggi e in futuro. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro a tutti voi. Grazie. Io devo ringraziare Ottavio per il suo contributo adesso al congresso, ma soprattutto e anche per tutto il lavoro che fa qui a Bruxelles, al Parlamento europeo. Ottavio ha toccato un sacco di temi che in parte abbiamo già anche affrontato durante il congresso, per esempio la sua indicazione di lavorare con un gruppo di deputati a questo piccolo a partire da loro per fare un'alleanza. Ieri avete visto, avete partecipato, insomma, abbiamo lavorato in questa direzione, così come alcune indicazioni specifiche su come muoversi, sulle azioni da fare, anche se minime, però hanno un loro senso, hanno una loro ricaduta queste azioni a livello europeo, di pressione, di lettere, di appelli, insomma, è importante. C'è da dire una cosa, recentemente anche noi siamo stati coinvolti in molte azioni europee di aiuto, che abbiamo partecipato a convegni in Europa. La sensazione che noi abbiamo avuto, il parere che molte delle organizzazioni LGBT abbiamo, con cui lavoriamo sulla direttiva orizzontale, che poi che è il tema, uno dei temi principali, probabilmente il tema principale dal punto di vista del potenziale della soluzione di molti dei problemi nazionali, ovviamente. La sensazione che noi abbiamo percepito, che abbiamo registrato, è che in realtà la direttiva non si farà e non si farà nessuna altra direttiva parziale. Cioè c'è molto più pessimismo di quello che può fare delle parole di Ottavio. Questo, io non so se Ottavio diciamo così, ha l'ottimismo della ragione, oppure semplicemente pensa che non ci sia ancora spazio. È possibile che qualche spazio ci possa essere, perché sì, avvicinandoci alle elezioni europee può darsi che le posizioni si possano di nuovo diciamo così estremizzare in qualche modo, quindi coloro che vogliono la direttiva possono ulteriormente tentare un passo avanti. Tutti i dirigenti di Europa e delle maggiori organizzazioni europee danno ormai per persa questa battaglia e stanno puntando molto di più invece sulla roadmap europea, su altre strategie, cioè purtroppo, ahimè, staccando diciamo così, i diritti delle persone LGBT dal resto del contesto della lotta antidiscriminazione, perché si è ormai visto che in questa fase qui non vale il criterio che aveva consentito di far passare le altre direttive europee, che era mettiamoci insieme perché forse le cose passano, mentre invece sembra che le diverse sensibilità politiche ormai siano tali per cui questa cosa non può più esserci. Ci è stato anche confermato in molti interventi che in realtà l'opposizione alla direttiva orizzontale, quella cioè dell'estensione del principio di non discriminazione ad altri ambiti della vita all'interno dell'Unione Europea, informalmente l'orientamento sessuale di tal genere sono due problemi, ma in realtà le opposizioni più forti sono proprio sull'estensione alle persone disabili, perché la direttiva contiene alcune previsioni che, anche se ammorbidite, in realtà sono un impegno economico enorme, cioè l'abbattimento delle soprattutto per le questioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e per le assicurazioni. C'è tutto un discorso molto complesso sulla estensione delle assicurazioni delle persone con disabilità e alle ricadute economiche che questo può avere, insomma. Sono problemi molto complessi di non facile risoluzione. Una delle ipotesi in campo di mediazione è che passasse una direttiva di principi senza impegni economici, che è già stato fatto in alcune piccole, ci sono stati degli esempi in altre situazioni, che ci garantirebbe comunque la presenza del principio nell'ordinamento in qualche modo, c'è cioè qualcosa a cui poterci, no? Ma non ci sarebbe poi la ricaduta immediata degli investimenti che sarebbero necessari per applicare la direttiva, che ripeto, per quanto riguarda l'area delle disabilità, sarebbe davvero enorme. Poi le associazioni europee delle persone
persone con disabilità non la pensano così, secondo me con qualche ragione, e hanno proposto delle alternative, rimane il fatto che c'è l'Europa. Comunque, era solo per corrispondere in qualche modo al lavoro che Ottavio ha fatto, per ringraziarlo di nuovo, e qui ci sono già delle indicazioni di lavoro da domani mattina, di cose che noi possiamo fare. E forse anche ancora che mi dico con me, se questo governo durerà un po', perché mi sembra di aver capito che forse in quest'ultima settimana o due, forse il ministro ci ricorda un po' di più. Rispondo un po' di più. E poi chissà chi arriverà, quale altro ministro arriverà, se arriverà un ministro che si occupa di fare opportunità, quindi forse è il caso di utilizzare questi ultimi giorni per tentare di farla esporre, esprimere su alcune questioni. Quindi ringrazio ancora Ottavio, abbiamo un contributo video che abbiamo chiesto ai due sposini piemontesi che si sono sposati a New York. Sono diventati famosi perché sono andati a Sanremo, sono quella coppia di due uomini che a Sanremo sono stati coinvolti e hanno portato la loro testimonianza. Loro sono italiani, sono molto simpatetici, ci hanno detto privatamente che ci tenevano anche a venire al congresso, avrebbero voluto venire direttamente, sono disponibili però a fare iniziative, lo dico anche a voi, a Gianmario, sono disponibili a fare iniziative e anche a valutare l'ipotesi di fare prevenzione civile per se stessi. Loro si sono sposati a New York, sono una coppia di italiani, quindi non so che spazi di affermazione civile ci possono essere, però adesso faremo una riunione con loro a Torino per capire, no? E sono perfettamente consapevoli del fatto che hanno questo minimo di visibilità che gli è arrivata da Sanremo, quindi dobbiamo sfruttare in questa direzione, quindi sembra una buona cosa, e anche nell'ipotesi io pensavo che nei prossimi mesi, collegato all'attività che faremo con il Gallup su Litigation Strategy, quello potrebbe essere presente in un contesto dove riprovare una cosa che abbiamo tentato tante volte e non c'è riuscita tanto bene, di mettere assieme il software, no, metterle tutti assieme in un convegno, no, non metterle assieme, fare un'iniziativa pubblica, no, facendo vedere le facce delle coppie, che almeno di quelle che se vogliono mettere la faccia, no, pubblicamente, che secondo me sul piano politico e sul piano della comunicazione politica direi meglio sarebbe un passo avanti notevole. Ricorderete forse che in alcuni degli ipotesi contributi degli stranieri che ieri ci sono stati regalati, c'era anche questa parte, cioè di dare visibilità alle coppie che fanno questi passi, che decidono di avere la propria visibilità, no? Perché come sempre un conto sono parlare dei mostri che i nostri avversari dipingono quando parlano di coppie omosessuali o di famiglie omosessuali, se non invece vedere le famiglie omosessuali, sentire parlare, raccontare le loro storie per quello che sono, le normalità delle persone. Quindi diciamo che questo è un loro gentile omaggio al nostro congresso e in qualche modo anche un modo per ricordare che ci sono molte coppie che con generosità hanno offerto un pezzo della loro vita anche per una causa politica. Io però non so quale tasto speciale mi è scappato il segretario in questo momento, quindi aspettiamo un momento e aspettando un momento potremo... Come si chiamano? Si chiamano Flavio e Stefano. Flavio Novaro e Stefano Borlano. E sono persone che a Torino non facevano politica omosessuale, non li ho mai incrociati, sono di quella massa di persone che secondo me esiste in Italia, attenta alla politica, ai propri diritti, ma non militante, non iscritta, no? Quel enorme bacino di grigio, come dico io, o grigio o un po' rosa, che è attento, è sensibile, segue, ma non è militante. Vogliamo cominciare con gli interventi, poi facciamo la propria. Intanto questa cosa è una cosa del Claudio no. Sì. No. Non prende il
intanto posso fare una mozione d'ordine? Sì. No, visto che alle 10 e mezza. Però devi parlare qua. Perché sennò la radio locale non ti prende. Visto che avevamo fissato per le 10:30 il termine degli emendamenti alla mozione generale, visto che la mozione generale è ancora in stampa, quindi i congressisti non hanno potuto leggere, io chiederei di posticipare questa scadenza. Sì, sì, l'avrei detto e... Anzi, se vogliamo deciderlo adesso, così che intanto che risolviamo questo problema, se mai lo risolveremo, vi propongo le 11:30, non per allungare ulteriormente i tempi, ma perché proprio davvero bisogna leggere i documenti e esprimere eventuali modifiche, emendamenti o cose del genere. Quindi se siete d'accordo, col cartellino verde mi dite se siete d'accordo con lo spostamento del termine alle 11:30 per la presentazione degli emendamenti. Spero che qualcuno li stia veramente stampando. Certo, se no altro che dice. Ci mette il microfono, diceva. Bravo. Va bene, allora il termine è stato 11:30, siamo in grado di poter. Andiamo adesso. Allora, incominciamo con la parte relativa al dibattito generale. Sono iscritti a parlare Riccardo Cristiano, Matteo Magnardi, Marco Marchese, Massimo Clara, Andrea Gargano, Gargano, non lo so, e Gianmario Felicetti. Dovete venire a parlare qui accanto a me perché ci sono i microfoni di radio radicale che qui funzionano meglio. Quindi comincerei con Riccardo Cristiano. Noi da regolamento gli interventi sono al massimo di 10 minuti, no, qui al massimo di 10 minuti, però insomma regolatevi, in questo momento non abbiamo grosse emergenze di tempo. Tendenzialmente noi vorremmo barra dovremmo finire il congresso entro 1:30, non oltre, perché poi la gente parte giustamente, va via, quindi più siamo contenuti meglio. Innanzitutto un buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano da una radio radicale e di YouTube che sta registrando anche l'evento e poi soprattutto alla sede CGL di Napoli che ci sta ospitando e ci ha ospitato. Bene, io vorrei partire innanzitutto dalla data del nostro congresso, che è il 5 aprile. 5 aprile a molti magari non dice nulla, però è una data particolare il 5 aprile.
è perché dal 5 all'8 aprile del 1982 si è tenuto un congresso a Sanremo, il congresso di sessuologia, il primo congresso internazionale di sessuologia, e il tema di questo congresso era i comportamenti devianti della sessualità umana. Adesso il 5 aprile c'è stata una prima manifestazione in Italia in festa dei diritti delle persone omosessuali e molti non sanno che questa manifestazione è all'opera del Fuori. Il Fuori, appunto, dicevamo, la prima vera associazione per i diritti delle persone omosessuali radicale. E chi erano queste persone che manifestavano davanti in difesa della propria personalità e della propria dignità, dico io. Persone che alcune non ci sono più, altre sono ancora tra noi, fortunatamente. Una è al mio fianco ed è il suo buco. C'era. Le fonti mi dicono che c'era. Altre persone come Angelo Pezzana, Enzo Francone, Marinieri, Alfredo Cohen. Io penso che l'importanza qual è? 40 anni fa è successo questo e noi siamo ancora qui oggi a reclamare dei diritti che purtroppo vengono negati alle persone omosessuali, lesbiche, gay, bisessuali. Il diritto è quello dell'esistenza e della dignità. Noi abbiamo dedicato questo congresso a un personaggio, Rosa Parks. Rosa Parks è definita appunto la madre dei diritti civili e io la considero anche la scintilla che ha dato il via a quello che è stato un po' la contro, diciamo, contrattacco alle segregazioni razziali. Tutti conoscete la storia di lei che ha deciso un giorno di dire basta a chi le impediva di sedersi dopo una giornata di lavoro sull'autobus. Ma perché? Perché lei dice sono stanca di cedere, ero stanca di cedere. E io penso che quello che alimenta noi, quello che alimenta tutte le soluzioni LGBT, ma in questo caso la soluzione LGBT, è la voglia, insomma, di cambiare le cose in Italia. Io sono rimasto colpito da molti degli interventi che si sono susseguiti nelle giornate del 5, del 6, qui a Napoli. L'intervento che mi ha spinto, diciamo, a scrivere alcune cose è quello di Pia Covre, del Comitato dei diritti civili delle prostitute, in quanto Pia penso che con le sue battaglie rappresenti proprio uno dei paradossi italiani. E qual è questo paradosso? Il paradosso che tutti vanno, almeno un milione di persone vanno con le prostitute, eppure le prostitute non esistono per la legge italiana, almeno la prostituzione non è regolamentata, è sfruttata. Però non è regolamentata, quindi quello che chiedeva Pia fondamentalmente era di regolamentare questa forma di lavoro, perché è un lavoro come tutti gli altri, il lavoro di sex worker, tanto più che esistono delle realtà in altri paesi europei dove non solo è regolamentata per le persone cosiddette, il termine non piace a nessuno, normali, ma anche per le persone diversamente abili, per i disabili che utilizzano la sessualità assistita per avere un certo tipo di affettività o comunque di servizio. C'è un bellissimo documentario che vi consiglio di vedere che si chiama Sesso, amore e disabilità di Priscilla Berardi, anch'essa disabile, oltre che psicologa, dove si vede attraverso le testimonianze l'aspetto della disabilità nella sua umanità e soprattutto nel suo bisogno, chiesto a gran voce, di una regolamentazione della prostituzione o comunque della sessualità per le persone disabili o diversamente abili. Adesso ci sono stati altri interventi che mi hanno portato a essere qui a per rappresentarmi. Quello del sindaco De Magistris è stato sicuramente molto interessante in quanto ha snocciolato delle realtà, quelle locali, che spesso e volentieri vengono
non considerate come quelle dell'accoglienza di questa città che è Napoli, dove spiegava come convivono cattolici, musulmani, valdesi, e perché convivono? Perché comunque c'è quella sorta di accoglienza, della non discriminazione delle persone che non la pensano come noi o comunque che sono in qualcosa diverse da noi, che comunque arricchiscono. E quindi cos'è questa valvola che spinge gli altri a darsi per una battaglia, per una lotta che è quella dell'uguaglianza dinanzi alla legge? Io penso che la battaglia sul matrimonio egualitario che noi stiamo affrontando come esercizi di diritti sotto il profilo legale, ringrazio appunto l'avvocato Maria Elisa D'Amico e anche Bruno De Filippis per i contributi che hanno dato ieri, ma soprattutto per gli sforzi che fanno quotidianamente. Il libro Certi diritti che le coppie conviventi non sanno di avere ne è un esempio, lo abbiamo portato in giro per l'Italia grazie anche al supporto fisico e morale del segretario Yuri Guaiana, che è sceso addirittura in Calabria per presentare il libro. E quindi io penso per esempio a mia madre, a cui il libro glielo ho regalato, glielo ho fatto leggere, ma ci sono tante altre persone che magari non conoscono queste difficoltà che delle coppie normali come tutte le altre affrontano quotidianamente. Perché sono coppie fantasma, coppie che non esistono per la legislazione italiana. E quindi noi cosa facciamo come sezione radicale Certi diritti? Facciamo questo, cerchiamo di divulgare l'idea che comunque l'Italia è un paese libero, ma è libero solo se i cittadini che fanno parte di questo paese scelgono di essere liberi, di essere veramente uguali dinanzi alla legge, come recita la Carta Costituzionale. Io sono d'accordissimo su tutti gli interventi che sono stati fatti in difesa dell'uguaglianza, ma l'uguaglianza non si parla, quando si parla di uguaglianza non si parla solo esclusivamente di uguaglianza giuridica, ma parliamo anche di uguaglianza morale. La stessa segregazione razziale vedeva la non possibilità da parte di due persone di nazionalità diverse, in questo caso di colori diversi, matrimoni misti. Tante cose sono paradossali a distanza di molti anni. Se magari in Italia alcune cose sono permesse, ad esempio la pena di morte, in altri paesi come l'Uganda, dove il nostro compagno iscritto del Cado è stato assassinato per crimini d'odio, come diceva Enzo Cucco, infatti l'omofobia andrebbe un po' rivista come termine, perché è un crimine d'odio. Io sono d'accordissimo con Enzo quando parla di crimine d'odio, perché è un crimine d'odio paragonabile al razzismo, perché l'omofobia non è altro che razzismo nei confronti di persone che sono sicuramente diverse, ma arricchiscono con la loro testimonianza. L'ultima che abbiamo visto, tra l'altro, in video dei due ragazzi che sono andati a Sanremo a dire a presentarsi con la loro diciamo coppia, vita di coppia, è un altro esempio di gente che nell'ombra vive la propria affettività, purtroppo però non è magari in grado, non ha voglia per determinate ragioni di venire fuori, venire allo scoperto e raccontarsi. Questo magari è anche un male. Poi succede magari che uno dei due venga a mancare per qualcosa, per qualche ragione, e allora lì il problema sussiste. Ecco perché il mio appello, quello che voglio fare oggi, è di guardarvi intorno e vedere che magari sicuramente accanto a voi c'è qualcuno che pensa in una condizione di disuguaglianza, e quindi magari conoscete una coppia gay, conoscete una coppia di ragazze lesbiche, conoscete una persona transessuale che vive tutti i giorni la vessazione lavorativa di non vedersi riconosciuti i diritti anche fondamentali come quello dei documenti, prima dell'intervento che mi domando se sia necessario in certe situazioni subire una castrazione legalizzata dallo Stato per potersi vedere scritto magari un nome femminile che è attribuito a quello che poi uno è realmente. Niente, io non voglio rubare altro tempo agli altri iscritti a parlare, però voglio rispondere a una domanda che proprio il nostro segretario faceva nel suo intervento, dove si domandava come mai non
al cibo tasso, insomma, il Partito Transnazionale. Beh, io credo che il problema sia sempre la questione che non si mettono d'accordo sia i partiti di destra che di sinistra, perché sono assoggettati al voto dei cattolici, al voto del Vaticano, che comunque sia non detta legge ancora. Io credo invece un paese laico, un paese dove non ci sia questa spada di Damocle delle religioni che purtroppo, come diceva qualcuno, sono l'oppio dei popoli. Concludo con una frase, un aforisma di una persona come le altre, che dice, questo è sulla prostituzione, Pia Cover mi piace molto come persona, dice, le prostitute sono più vicine a Dio delle donne oneste, hanno perduto la superbia e non hanno più l'orgoglio. Grazie a tutti e buon congresso. Grazie, il mio più che un intervento sarà un collage di idee comunque che sono venute fuori ripartendo scusate, da ciò che diceva anche Carlo adesso. Io purtroppo non sono d'accordo con lui su ciò che ha detto riguardo all'aggravante per omofobia eccetera, e quindi rispondendo anche un po' a ciò che ci chiedeva ieri Yuri, cioè di aprire anche tra di noi un dibattito su questo. Intanto guardiamo che cos'è la legge Mancino adesso. Credo che sia una delle leggi meno applicate in Italia, perché se la legge Mancino in questo momento fosse applicata, credo che movimenti come la Lega Nord, ad esempio, non potrebbero esistere in Italia, cioè con questa legge avrebbero dilapidato tutto il proprio finanziamento pubblico a botte di 6.000 euro a volta. Avrebbero comunque, avremmo addirittura un ex ministro che dovrebbe farsi almeno un anno di carcere, eccetera. Beh, è una legge del tutto non applicata ed è una legge che vorremmo, io personalmente no, ma molti di mesi, che venisse estesa anche a tutto il campo LGBT. Ma è il principio che mi sfugge, cioè io mi chiedo perché se io subisco una violenza chi mi ha aggredito deve essere punito in misura maggiore di una persona che aggredisce mio fratello. Cioè, a me è questo che sfugge, solo perché io sono gay, allora chi mi ha picchiato deve avere, perché magari il momento è diverso, è mosso da odio nei miei confronti, eccetera, deve essere punito di più, ma esistono già i motivi, non credo che serva un'altra legge, che appunto forse andrebbe solo ad intasare ancora di più tutto questo l'ingorgo della giustizia che vediamo e sotto i nostri occhi, che abbiamo visto anche l'altro giorno andando in carcere. Non vedo proprio le motivazioni e vorrei che qualcuno le spiegasse, perché al momento non ho mai trovato una spiegazione valida per supportare questa legge, che credo che sia oltretutto uno specchio per le allodole, perché io, a parte i Gay Pride, non ho mai visto una manifestazione di movimenti LGBT tanto grande quanto quella per quando c'è stata appunto la bocciatura di questa estensione. Io non ho mai visto così tante persone di tutte le associazioni ritrovarsi sotto Montecitorio, ad esempio, per richiedere il matrimonio egualitario. Non le ho mai viste per chiedere non discriminazione sul lavoro, eccetera. Quindi ho paura veramente che sia un
grande specchio per le loro. E soprattutto non credo nella funzionalità di questa legge, cioè dovrebbe servire per disincentivare l'omofobia. Beh, credo che non è che con la legge si disincentiva l'omofobia, credo che anzi il riconoscimento dei diritti sia la prima strada per fare crollare la violenza, per fare crollare il pregiudizio e per anche smettere di vedere la persona omosessuale come persona diversa. Quindi appunto il riconoscimento dei diritti, e credo che lo Stato più che fare leggi di questo tipo dovrebbe fare due passi, un passo indietro e un passo in avanti. Un passo indietro per quanto riguarda il monopolio delle scelte che dovrebbero essere personali dei cittadini, e un passo, ma anche un paio di passi avanti, anche di più, per quanto riguarda il sostegno che appunto lo Stato può e deve dare a queste scelte una volta che la persona le ha compiute. Ecco, questo credo che sia l'unico compito dello Stato adesso, e credo che sia l'unica richiesta che noi dobbiamo fare in questo momento, quindi quella della parità dei diritti, quella del matrimonio egualitario, e credo che dovremmo un po' distaccarci dalla parte di movimento preso in toto che richiede con forza questa estensione della legge Mancino. Poi, chiudendo questa parte, quindi rispondendo un po' a ciò che diceva Iuri, passerei un secondo agli interventi di ieri del sindaco De Magistris. Intanto mi ha un po' sorpreso il fatto che lui abbia annunciato in questo congresso la cittadinanza onoraria ad Abu Mazen e non ci sia stato da parte di nessuno qualche contrarietà. Comunque sia, nessuno abbia detto niente, tanto che oggi siamo usciti sui giornali, sul Mattino, eccetera, solo per questa notizia, cioè De Magistris ha detto questa cosa al congresso di certi diritti, punto. Beh, a prescindere da come la si veda, cioè che si sia più filo palestinesi, più filo israeliani, e non voglio entrare in questo discorso, però ricordiamo che Abu Mazen appunto è il presidente dell'autorità nazionale palestinese, che e soprattutto è presidente al di fuori della Costituzione, cioè lui doveva essere in carica fino al 2009, ha fatto la proroga che è prevista dalla Costituzione per un altro anno se non sbaglio, così, poi ha smesso di fare proroghe, è uscito proprio totalmente dalla Costituzione e non ha più indetto nessun tipo di elezione, cioè in questo momento è tecnicamente un dittatore, seppure sia più o meno illuminato, poi a seconda delle sensibilità di tutti, ciascuno lo possiamo valutare, però in questo momento è una persona addirittura al di fuori delle basi della Costituzione su cui è fondata l'autorità, appunto. E soprattutto è presidente di un'autorità che copre un territorio che al momento ha 21 persone nel braccio della morte e verranno fucilate o comunque linciate e portate comunque a morte in quest'anno, ce ne sono appunto 21 nel braccio della morte. È stato Abu Mazen ad aprire anche la pena di morte per reati di spaccio di droga, e mi chiedo come fa De Magistris, che ha detto tante belle parole sull'antiproibizionismo che servirebbe per risollevare una città come Napoli, adesso a dare addirittura cittadinanza onoraria a una persona che ha introdotto la pena di morte per chi spaccia in Palestina. E l'ultima cosa, sempre su De Magistris, vorrei sottolineare una vera e propria fesseria che ha detto.
tra le tante cose, cioè il fatto di essere bravo, aver fatto questo, quello, quell'altro, è stato 10 minuti a autolodarsi e a dire soprattutto che sta organizzando una serie di manifestazioni come se un sindaco non potesse amministrare, dovesse organizzare manifestazioni, questa cosa mi è un po' sfuggita, ha detto comunque sia che lui ha introdotto il registro dei testamenti biologici a Napoli, la sua amministrazione ha fatto questo come gesto simbolico per poi creare un dibattito nazionale per appunto dare sostegno alla battaglia nazionale sul testamento biologico. Questo lo dico più che altro perché coordino appunto adesso la campagna sull'eutanasia legale. Beh, noi abbiamo mandato i moduli per la proposta di legge di iniziativa popolare a tutti i comuni italiani, tra cui Napoli, e Napoli non si sa dove abbia messo questi moduli, cioè negli uffici comunali questi moduli non si trovano, quindi è già il primo segno di, come in verità, oltre alla faccia che sta mettendo alle belle parole, c'è poco altro dietro. Soprattutto a questo sindaco abbiamo chiesto la disponibilità sua e dei suoi consiglieri comunali e dei dipendenti dell'amministrazione ad aiutarci ad autenticare le firme. Guardate, qua non abbiamo neanche un consigliere e non possiamo raccogliere le firme neanche in questi 2 giorni perché non ci ha mai risposto. Ieri poi, uscendo dalla sala, ha preso il corso via, quindi non l'abbiamo neanche potuto bloccare. Quindi una serie di cavolate sono state dette e appunto lo volevo dire soprattutto per la cittadinanza onoraria di Agumani, che credo sia del tutto condivisibile almeno. Grazie, scusate la confusione. Grazie Marco Marchese. Allora, io partecipando ai lavori del nostro congresso ricordavo a me stesso perché in questi 5 anni, in questi 6 anni sono qua, e ricordo il congresso di costituzione dell'associazione Radicale Certi Diritti, che cadeva in un periodo dove per i diritti della comunità LGBT si stava facendo il massimo sforzo per raggiungere il più basso compromesso possibile. Ed era un po' quel periodo dove, se i diritti li raffiguriamo con un carciofo, togli la fogliolina adesso, ne togli un'altra fra 10 minuti, poi ne togliamo un'altra domani, ed era quello che nel 2008 si stava accadendo, si è rimasti praticamente senza niente. Allora è arrivata l'associazione dei diritti per lanciare, e quindi dal 2008 in poi si è visto una rivendicazione più attiva, e soprattutto ci si è tolti quel culto sacro che era cerchiamo almeno di ottenere un minimo. Allora poi è arrivato questo mondo di orgoglio, questo pugno battuto sul tavolo. Non è la strada giusta, perché negli ultimi 20 anni ha portato a 0 risultati, e quindi rilanciamo, vogliamo tutto, vogliamo l'uguaglianza. Oggi lo vediamo qui a fianco il fondale, peraltro ci sono delle splendide magliette che consiglio magari di acquistare, perché poi l'associazione si finanzia pure con il merchandising, dove c'è Rosa Parks, io l'ho indossata per 2 giorni, consiglio anche a voi di farlo, e sono particolarmente lieto di questo fondale, perché penso che ancora il dibattito non abbia toccato bene a fondo il significato di questo fondale, perché c'è la presenza di Rosa Parks a questo congresso nazionale dell'associazione radicale Certi Diritti. Questo fondale nasce chiaramente
e centra, traccia la via attraverso questa figura simbolica Rosa Parks, perché l'odio nei confronti degli omosessuali, e qui apro una parentesi, sempre di meno in questo ambiente dal 2008 in avanti ho sentito parlare di omofobia. È la cosa che mi fa piacere, perché non è un termine che a me fa piacere. Io preferisco più l'odio nei confronti delle persone omosessuali, l'odio nei confronti dei gay, delle lesbiche, dei bisessuali, dei transessuali, degli intersessuali. Parliamo di odio, perché l'omofobia un po' può essere accostata con tutta una serie di altre fobie, l'idrofobia per esempio. E ha visto mai che andando avanti di questo passo nasceranno poi dopo magari i gruppi per curare l'omofobia, perché l'omofobia, cioè, ma magari non è una cosa tanto grave, perché sai, ci sono queste persone un po' malate che ogni tanto danno una mazzata a qualcuno, no? Cioè, oppure, che ne so, per una ventina d'anni, o forse anche per 20, forse anche per 30 anni con i tempi che corrono, ci sono dei genitori che vessano i figli, molto banalmente, no? In questi taglietta molto, molto mulino bianco, come dice il nostro compagno Sergio Rovasio, dove pare che la famiglia sia la pace e la serenità di tutte le cose, quando invece, se andiamo a vedere, insomma, non è così. E allora, non lo so, se forse l'associazione è arrivata a questo fondale, quindi a prendere la figura di Rosa Parks e a metterlo come titolo in evidenza a questo incontro di questi tre giorni, secondo me siamo molto sulla strada giusta, perché l'odio nei confronti delle persone omosessuali affonda con piedi e mani in quella radice che è il razzismo e non altro. A questo punto bisogna dirlo e a mio avviso bisogna riconoscerlo sempre di più. Perché Rosa Parks, quando a Montgomery nel 1955 si sedette su quei sedili che non erano i suoi, perché erano i sedili destinati ai bianchi, c'è lì la differenza dove stava, stava sul colore della pelle, ed è stato sempre e universalmente riconosciuto che questo si chiama razzismo. Quindi io non capisco perché l'odio nei confronti delle persone omosessuali non debba affondare le mani e i piedi altrettanto, con altrettanta profondità, nel razzismo. E sforzarci poi dopo di trovare, ma sì, ma no, ma forse la cosa è un po'... E continuare ancora oggi nei dibattiti, anche fra di noi, di molto quasi di... Vabbè, forse il razzismo è troppo forte. Invece secondo me dobbiamo affrontare di più questo concetto, perché Rosa Parks nel 1955, quando si sedette su quei sedili e si fece arrestare, lì il gioco era fondato sul colore della pelle. Il gioco da sempre nei confronti degli omosessuali si gioca sull'orientamento sessuale, la stessa cosa, non cambio una virgola, io non riesco a trovare una virgola diversa se non la radice del razzismo. Ecco perché non mi piace la parola omofobia, e appunto, come dicevo prima, visto mai che dovessero nascere i gruppi per curare, voglio dire, l'omofobia, per dire, vabbè, sai, ogni tanto diamo le mazzate a questi omosessuali, adesso queste povere persone un po' così disturbate li curiamo. Non ho fatto l'esempio della famiglia a caso, perché questo qui si lega anche un po' sulla legge sull'omotransfobia. Io non mi sono fatto un'opinione precisa, definitiva, se sia giusto oppure no l'aggravante, non l'aggravante, l'estensione della legge Mancino, una legge ad hoc e via discorrendo. Sono ancora in una fase di valutazione. Certo è che non mi bastano le ragioni che ha esposto Matteo poc'anzi, nel senso che è intervenuto, ha esposto tutte quelle, diciamo, per le buone ragioni per essere contrario all'aggravante, per introdurre l'aggravante a legge Mancino per i reati a sfondo omofobico, e a me il pensiero va soprattutto a quelle persone, ripeto, che per 20 anni e per 30 anni nella propria famiglia vengono vessati tutti i giorni.
Il pensiero mi va, io da qualche mese ho deciso, diciamo, di rendere pubblico una vicenda molto personale. Una vicenda molto personale di 20 anni fa, dove 20 anni fa, molto banalmente, io ho perso un compagno all'età di 22 anni, perché si è suicidato, perché non tutte le persone riescono a mettersi la mattina quando escono di casa la corazza, quella corazza che magari abbiamo noi e che ci permette di respingere tutti i colpi che subiamo. E quindi dobbiamo fare anche un ragionamento per queste persone. E poi da 20 anni a questa parte queste cose si ripropongono non con un ciclo poi abbastanza, come posso dire, regolare. Ogni anno non è per il caso della persona perché è particolarmente vessata in famiglia, perché è particolarmente vessata a scuola, e quindi non ce la fa, molto banalmente si toglie la vita. E non possiamo cavarcela col fatto sono fatti suoi perché si è tolta la vita, perché, scusate, se noi non riusciamo a proteggere queste persone che a differenza della maggior parte di altre questa corazza non ce la fanno a metterla addosso, e quindi sono persone che fanno più fatica, cioè cercano di interrogare come proteggere meglio queste persone, come tutelare meglio queste persone. Quindi il discorso è molto più complesso che discutere se un aggravante va bene oppure non va bene in un contesto poi dopo della giustizia italiana talmente devastato che aggravante o non aggravante, nel momento in cui si mette in piedi un processo perché ci sono delle persone che hanno dato una mazzata ad un'altra persona perché è gay, il processo poi si fa dopo 4-5 anni, per cui si fanno in condizioni completamente diverse da quando il fatto è accaduto, e quindi questo crea tutta una serie di problemi. Detto questo, mi avvio ad un altro argomento. L'esperienza, un po' ieri ne parlava Giuri e ne parlava alla fine il presidente nazionale di Acciaierie Romano. Giuri che faceva un vero e proprio appello all'Unione, in realtà avevano bisogno di fare movimento, e Romano che al termine presidente dell'Arcigliano, molto significativo, perché ieri tra l'altro si è iscritto all'associazione cioè per tutti di questo tipo, sicuramente che siamo molto vivi. In continuità, peraltro c'era il presidente d'Arcigliano, anche Patanè è iscritto alla nostra associazione, quindi in continuità questa tradizione continua, però rimanevo colpito dalle ultime frasi di Romano che faceva un appello anche lui all'unità. Adesso io vi porto un'esperienza piccola, banale, ma forse sovrapponibile a tantissime altre esperienze territoriali, regionali. E stiamo facendo da qualche mese uno sforzo in Calabria per fare movimento, no? Certo, alcuni componenti dell'associazione certiritica parlano con il contributo con l'Arcigay, parlano con altre associazioni ci sono sul territorio, cioè fino a quanto non si pronuncia la parola movimento, che significa andare a costituire quei soggetti che poi dopo obbligano le associazioni a comportarsi democraticamente, cioè una testa, un voto, la maggioranza vince e poi anche chi magari ha delle perplessità rema nella stessa direzione, cioè lì si incaglia e si incastra il ragionamento e non si riesce ad andare più avanti. Io questo lo dicevo anche privatamente al presidente Arcigay, perché mentre sono diciamo dei mesi che in Calabria riusciamo a fare prove tecniche di movimento, questo sì, il ragionamento si incastra quando alcune associazioni o movimenti, non lo so, vedono in modo assolutamente irrazionale perdita di pezzi di propria sovranità. Io sono arrivato ad un'età, lo dico perché voglio lanciare un appello, l'ultima cosa che voglio dire in questo mio intervento, sono arrivato un po' ad un'età dove non mi basta più sventolare la bandierina.
il 17 maggio, la commemorazione, il ricordo, la manifestazione, va tutto bene, sono tante cose assolutamente interessanti e sono tutte cose che vanno fatte, però io mi sono stancato di sventolare la bandierina senza ottenere risultati. E forse la traccia che la nostra associazione sta percorrendo sempre di più, che da una parte il percorso di vincere le cause, percorso lungo, frustrante anche, evidente, perché sono quelli che sono, e dall'altra parte, ecco, l'appello ai comuni per l'istituzione dei registri della convivenza stese anche alle persone dello stesso sesso, secondo me queste qui invece sono cose che incidono. Ritorno di nuovo e riporto, diciamo, nella realtà calabrese. In Calabria poche settimane fa che cosa è accaduto? Un piccolo comune, Petronà, nell'entroterra calabrese, un sindaco, senza che nessuno gli abbia soffiato nulla nell'orecchio, senza che nessuna associazione gli abbia scritto una lettera o abbia avuto sollecitazioni particolari, si è messa all'ordine del giorno del Consiglio Comunale l'istituzione del registro delle convivenze, anche omosessuali, sono stato approvato. E la notizia è uscita fuori, non hanno neanche fatto un comunicato stampa perché evidentemente hanno ritenuto di non, diciamo, fare molto rumore su una cosa che a loro, una nuova amministrazione, tra l'altro sembrava una cosa, stava nel programma, era una cosa che andava fatta, quindi l'abbiamo fatta. Esce sui portali. E questa qui è una cosa interessante perché è l'unico comune calabrese dove comunque dire che un gay è un frocio si fa più fatica, però soltanto a Petronà, è nel territorio di Petronà, perché lì c'è un'istituzione che ha ridato e dà consegna, dignità alle persone omosessuali, con un atto che poi dopo non darà diritto a nulla, con un atto che è assolutamente simbolico, però la differenza sta che nel comune di Petronà si fa più fatica ad insultare una persona omosessuale, perché comunque l'istituzione comune lo ha riconosciuta e gli ha dato dignità. Ecco perché questa strada secondo me è significativa, va, diciamo, agevolata, incrementata. Poi dopo comunque ci scontriamo con gli strumenti che abbiamo, cioè strumenti veramente pochi, no? Perché come in Calabria è accaduto che questa piccola notizia del comune di Petronà fosse postata su tutte le bacheche, Facebook, di tutta l'associazione, di tutti i movimenti, e ce ne fosse stato uno che fosse uscito fuori soltanto per dire: caspita, ma scriviamogli una lettera a questo sindaco, diciamogli perlomeno grazie, diciamogli perlomeno bravo. Cioè il movimentismo, la mia paura è che il movimentismo LGBT, poi dopo, adesso si sta spostando molto sulle bacheche Facebook, dove la massima cosa che si riesce a fare è clic su mi piace. E lo vediamo anche qua, perché questa non è una dinamica calabrese oppure oggi nostra della Gertrudite, ma lo vediamo forse da nord a sud in quasi tutte le parti d'Italia. Non lo so quante persone di Napoli oggi stanno qua in questa sala, eppure siamo in una città, voglio dire, importante, ma non lo dico per Napoli, ripeto, cioè questo è un problema che percorre da nord a sud tutta Italia. Oggi qui non lo so quante persone di Napoli ci sono, eppure siamo in una città importante, siamo in una città dove si tiene il congresso di un'associazione nazionale. Siamo in una città dove si sa benissimo che c'era questo congresso. Non ho visto anche ieri a Valpieri molte persone in più degli addetti ai lavori. Su questo ci scontriamo. Questo è anche uno strumento che ci permette di poter fare attivismo e battaglia politica. Questo è un punto molto importante. La partecipazione che mi costa fatica, perché è chiaro che se ti devi prendere la macchina e che sei domenica mattina, eccetera, 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 eccetera. Quindi io concludo
e mi auguro che con le nostre forze, poco tante che siano, ripeto, incominciamo a percorrere la strada dove ci siano meno sventolini di bandierine e molte più cose concrete e che mi cambiano la vita da persona omosessuale, e passare, voglio dire, a un concetto del dal io vorrei al io voglio, come tu che stai dicendo. Grazie. Comincio già a rompere le scatole sui tempi, perché dobbiamo essere un po' più contenuti, anche perché i documenti che abbiamo dato in distribuzione devono essere discussi, quindi poi dobbiamo cominciare con la parte di discussione vera e propria sui documenti. Quindi questa parte generale vi chiedo di stringere il più possibile, in più siamo molto felici di avere qui stamattina Carlo Cremona e Flavio, che vogliono portare il loro saluto e il loro contributo, quindi poi dare la parola anche a loro. Massimo Clara adesso, se ce la fate, non dici. Abbiamo dei 10 minuti, do per condivisi ringraziamenti e saluti. Mi aggrappo subito a quanto Matteo diceva, c'è un problema di movimento, c'è un problema di risultati, c'è anche un problema di diffusione. Solo un dato positivo voglio rimarcare, oltre al fatto che quel sindaco vada direttamente ringraziato nella maniera più forte. L'istituzione delle liste di unioni civili, penso a quanto il suo Baglia da me, che dicevano ieri, penso quindi a Torino e Milano, ma non soltanto a questa realtà, non è esclusivamente, e tuttavia sarebbe comunque un dato positivo, un fatto simbolico per cui è più difficile insultare una persona di orientamento sessuale, virgolette, non da famiglia, del cui dobbiamo, secondo l'espressione che tutti abbiamo dato. Ma dà anche una serie di possibilità limitate, perché l'amministrazione comunale ha fermi interventi limitati, però qualcuno lo ha, su accesso a banchi pubblici, su confidenze, su forme di sostegno che vengono in questo modo garantite egualitariamente alle coppie composte da persone del medesimo sesso, e questo è un grosso risultato. Dal punto di vista nostro, taglierò il mio intervento fondamentalmente su un argomento che ieri è risuonato parecchie volte e che credo che meriti di essere approfondito e soprattutto concretizzato. La parola chiave è la parola cultura, perché non è solo... Il progresso è stato informato. Abbiamo pulito il... Non c'è più, noi siamo molto contenti. Detto questo, si è detto cultura, cultura è costume, comportamenti e quotidianità, non solo. Parto da una pronuncia che c'è cultura molto, cioè qui parliamo tanto di casi, di sentenze, di processi, perché è il vizio professionale, forse anche quando parliamo con tutti i professionisti. La sentenza 138, che pure ha dato le aperture che tutti conosciamo e che abbiamo apprezzato e che utilizzeremo, da che cosa nasce? Nasce da un imprinting culturale. Il matrimonio geneticamente è qualche cosa che alle coppie del medesimo sesso è precluso, non è la stessa cosa, e questo è un fatto profondo che è nella cultura di un paese. Non è un problema di esibizione di cultura invece giuridica, la mia, quando ricordo che il medesimo ragionamento fu fatto intorno agli anni 20, non mi sono portato la citazione, però la si può andare a scoprire, quando una serie di donne chiesero di essere iscritte, all'epoca non votavano, alle liste elettorali, e una corte d'appello, visto che l'unico termine che parlava degli elettori era renicoli, maschile plurale, ma nelle leggi si sa che solo il maschile non escludeva le donne, una corte d'appello, se appunto non sbaglio, che quella di Ancona, le iscrisse. La Cassazione disse, signori, no. Non perché la norma lo escludesse, come la norma oggi non esclude le coppie del medesimo sesso dal matrimonio, ma perché si riteneva culturalmente che questo non fosse. Esattamente come pochi anni prima del grande movimento nero negli Stati Uniti, è un libro di Matteo Vinto, un giudice statunitense, non un pazzo isterico razzista, scrisse che i divieti
razziali, il danno della popolazione nera, erano perfettamente logici, perché dove affondavano? Affondavano nel disegno divino che aveva messo i bianchi in Europa, che poi erano andati in America con le loro navi, e i negri in Africa, il che significava che c'era un grande disegno che li voleva separare. Ecco, qui già identifichiamo quello che io penso, è un mio leitmotiv, penso che lo abbiate già sentito, ma lo voglio ripetere ugualmente. Quando si dice diritto naturale, si dice qualche cosa che è profondamente reazionario e contrario al riconoscimento della cultura dei diritti, perché si pensa che vi sia qualche cosa di origine naturale, divina, filosofica, valoriale, quello che voi volete, che semplicemente debba essere riconosciuto ed applicato. Non è così. Il diritto cambia perché è la cristallizzazione di rapporti di forze ed anche valoriali. Da questo punto di vista, so che non tutti sarete d'accordo, ma uno dei nostri leitmotiv, intanto proprio a tutti noi, per dirlo, è: noi non amiamo lo Stato etico, per amor di Dio, non lo amiamo. Ma talvolta la legge non solo è giusta, deve essere morale. Enzo, che è un po' agè, io lo sono assai di più, ci ricordiamo che quando fu fatta la riforma del diritto di famiglia nel 1975, non tutta la società italiana apprezzava e condivideva quella che all'epoca non fu una rivoluzione, ma certamente fu una rivoluzione assolutamente positiva. Che il delitto d'onore sia certamente un delitto, ma che vada punito un po' meno, magari assai poco, non è un'idea che è morta con quella riforma della normativa penale, è un'idea che ahimè c'è ancora in giro oggi. Ecco perché affrontare queste tematiche, ed affrontarle anche da questo punto di vista, è essenziale. Poi i casi concreti, certo, faticosi elenchi, ma che ci consentono non solo dei risultati istituzionali, già importantissimi perché sono delle risposte positive da parte di istituzioni, ma anche dal punto di vista comunicativo, perché facciamo vedere coppie, facciamo vedere situazioni ed il meccanismo delle coppie che hanno combattuto e combattono per il matrimonio egualitario è lo stesso che Marisa D'Amico, Nello Papandreou, Maria Paola Costantini e Dio abbiamo utilizzato e utilizziamo per la battaglia contro tutti i limiti posti dalla legge 40 di cui stiamo cercando di demolire mattone per mattone tutti i ridicoli paletti. Ecco, da questo punto di vista affrontare la questione della legge e di quanto la legge rappresenti credo che sia fondamentale. Dicevo che avrei fatto un intervento tagliato perché in larga parte, oltre alle cose che Matteo ha detto, che vi sentirò, quanto volevo dirvi stamattina nasce anche da una conversazione a margine del congresso che facevo con Emiliano ieri. Quando arrivo agli 8 minuti tu mi dai una pacca modello di virus che deve essere eliminato. Beh, penso di potercela fare. Noi abbiamo un'altra paura, certe volte non confessata, che il diritto penale è una cosa brutta, cattiva, perché tutto sommato reprime e margine isola. Allora, le carceri sono incivili, la punizione è l'estrema razio, la prevenzione è sicuramente positiva, ma che esista una sanzione non è solo una necessità, è una giustizia. Esistono delle ideologie violente. Il confine, ed è per questo che io condivido senza entrare in tecnicismi le proposte di normativa penale e sanzioni, il confine è non quando un'ideologia è omofoba, razzista, feroce, spregevole, eccetera, indecosa e quant'altro, ma è quando questa produce violenza. Questo è un meccanismo che, con l'aggravante della finalità di terrorismo, ma esistono anche le aggravanti di chi voglia commettere o voglia proteggere la commissione di altri reati, che nel codice penale c'è sempre stato. È un aggravante, può essere un reato specifico, possono esserci anche comportamenti che come tali sono violenti. Nessuno ne ha il monopolio, no? Si tratta di anticlericalismo, perché certamente ci sono sanguinari cattolici, ma evangelici, ebrei, musulmani, andare a vedere cosa fanno gli indù quando bruciano le moschee buddiste, di atei altrettanto massacratori, è piena la storia, nessuno ha il monopolio della verità. Però ci sono delle ideologie che alla violenza conducono, addirittura anche ideologie mascherate da idiozia tifosa, ma se uno va a leggersi la storia del movimento nazionalista serbo scopre quanto di sanguinario e torturatorio sia nato in una comunità di tifosi, quella della Stella Rossa di Belgrado guidati da quel tizio che aveva nome Arkan.
Tutto questo per dire che ci sono delle idee, dei sistemi di valori, delle proposte che sono violente, che sono quelle che si concretizzano in ciò che già oggi è considerato illegittimo, il mobbing, o addirittura reato, lo stalking. Va misurato con estrema attenzione, va considerato con grande prudenza, ma sono comportamenti che conducono alla violenza. Nel momento in cui si constata che conducono, questi sono comportamenti che è giusto sanzionare. Ed è corretta la definizione che nascano da odio, perché nascono da una pulsione ideologica, non certo da una malattia, da una fobia o da qualche altro atteggiamento squilibrato. Ed è, Matteo non me ne vorrà, sbagliato tecnicamente dire basta la garanzia dei futili motivi, non a caso argomento principe di Buttiglione e Giovanardi. Quelli sono gli argomenti miserandi di quello che litiga col vicino per una stupidaggine che so di birra o di tipo e ci si picchia o ci si insulta per quello. Qua c'è una valutazione ideologica, il nero, il gay, la donna e quant'altro sono inferiori, io ho più diritto di punirli. Una volta il marito ha il diritto non solo dello scappellotto ai figli, ma aveva un giusto rigendi, cioè di picchiare, basta che non esagerasse, nei confronti della moglie. È cambiata la cultura. Ecco perché le culture repressive e violente in qualche modo vanno colpite. Sono le stesse cose poi che hanno portato al terrorismo. Cioè notiamo in filigrana lo stesso atteggiamento. Credo che su questo dobbiamo dire francamente no, su questo non devono passare, perché la strada perché il diritto di noi si concretizzi è che insieme sentiamo che chi attenta a questi valori che colpisce produce un danno, e da questo punto di vista con tutta la prudenza e attenzione del caso va anche punito, perché altrimenti una società rinuncia a un suo compito di autodifesa garantire sempre e comunque chiunque, per carità, in Danimarca dove amano tanto la libertà d'opinione c'è una radio nazista che non viene chiusa. Io penso che qualcuno, perché anche le parole hanno senso, che oggi parlando di questo, di questi argomenti usasse terrore, giudeo e frocio, dovrebbe essere ammonito. Se lo facesse per tutto sommato sponsorizzare o difendere chi ha usato il randello, dovrebbe essere punito non dal nostro rispetto, quello certamente ci sarebbe stato, ma anche dalle istituzioni e dalla legge, perché questo è uno stato di diritto. Spero di aver osservato il termine. Andrea Gargano. Buongiorno a tutti, sarò rapidissimo e velocissimo perché volevo solo portare, perché volevo solo portare a tutti voi la mia prima esperienza a questo congresso, al congresso dei certi diritti, e quindi solo due parole. Io mi sono iscritto recentemente, l'anno scorso, per la prima volta all'associazione, fondamentalmente perché voglio vedere la fine dell'associazione, che è un controsenso, non è vero. In realtà io vorrei che, cioè, una richiesta giustissima, tutte le richieste dell'associazione siano giustissime e siano abbiano un decorso rapidissimo, quindi che ci sia la possibilità del matrimonio egualitario, io più che un punto d'arrivo vedo come un punto di partenza dell'associazione. Sia arrivato il momento finalmente di approvarlo a livello italiano, perché siamo davvero, a quanto ho visto durante i lavori del congresso, in Italia siamo davvero molto 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 indietro per quanto riguarda le leggi e le normative in difesa della comunità LGBT. Io non solo vorrei vedere il matrimonio, ma le adozioni, che sono un altro punto fondamentale per quanto riguarda la comunità LGBT, e molti altri diritti fossero riconosciuti. E lo vedo soprattutto perché porto l'esperienza di molti altri amici molto più piccoli di me, quindi parliamo di una decina d'anni, che ormai vivono l'omosessualità come una cosa normalissima. Cioè non c'è più, più si va avanti con l'età, lo so che non dovrebbe essere una discriminante, ma lo è, tra i giovani è una cosa ormai diventata comune,
fare coming out, se la, perché l'ambiente ormai se ne è un po' fatto di parlarne, i mass media ne parlano, le associazioni hanno spianato moltissimo la strada sotto questo profilo, ma finalmente se ne parla, vengono fuori, ne parlano con normalità, quindi che il matrimonio e tutti gli altri diritti vengano riconosciuti credo sia solo una questione di tempo. Spero che questa associazione Certi Diritti e tutto l'associazionismo italiano LGBT facciano il proprio corso il più velocemente possibile, pressione sul, su tutti i politici affinché ci sia finalmente il riconoscimento per tutti i diritti. Quindi anche io, come Marco diceva, nonostante abbia qualche anno in meno di lui, sono stanco di già sventolare bandiere. Basta, basta, non ce la faccio più. Anche chi verrà dopo di me deve avere tutti i diritti del caso. Grazie. Grazie. Ho anche di parole, è stato brevissimo, efficace. Bene. Mario Felicetti. Io volevo fare un punto, vabbè, un tipo di spunti che sono tanto sentendo. Anche a me piace molto l'idea di Rosa Parks, quando all'inizio di Certi Diritti cercavamo di trovare un'associazione, una delle ipotesi era quello di non intitolarla proprio a Rosa Parks. Siccome la sua storia del Pullman è famosa, mi veniva in mente che fondamentalmente ognuno di noi, ha il suo autobus, no? Il suo Pullman su cui sedersi e su cui ogni giorno può decidere se rimanere in piedi e dare non so, una maggiore autorità a chi è omosessuale, oppure decidere di prendersi il proprio posto con tutto quello che ne consegue, no? Quindi è un messaggio che tramite Rosa Parks possiamo dare un po' anche a tutte le coppie con cui siamo in contatto, da tutti i colori. Poi una riflessione su Napoli, perché abbiamo messo un po' di anni, no? Scegliere più a Napoli. Ogni anno giravamo, ci stavamo a divertire, che facciamo, che stavamo a Milano, e io credo che sia stata una mossa molto vincente perché per due motivi, prima di tutto per il rapporto con le amministrazioni pubbliche che ci hanno messo di un po' agganciare meglio, che se no non avessimo fatto un convegno in un'altra città ovviamente. E proprio nonostante noi facciamo campagne a livello nazionale per il matrimonio, però ci rendiamo conto sempre di più quanto poi sia cruciale anche il ruolo delle amministrazioni locali. In secondo luogo, perché comunque anche solo passeggiare per la città e capire, no, che l'Italia non è solo quella di Milano o di Roma o delle città comunque più importanti come Bologna, Torino, insomma, ci permette anche, secondo me, almeno per me ha fatto questo effetto, no, di fare delle riflessioni, delle valutazioni, di capire insomma che l'Italia ha molte sfaccettature e quando fai una campagna nazionale, effettivamente, secondo me, noi in futuro avremo anche più efficacia, più capacità di, no, avere più efficacia, perché ci rendiamo un po' meglio conto di com'è tanta parte dell'Italia. Quindi spero che in futuro insomma, anche riusciremo a fare convegni, congressi in città come questo, con questo criterio. Inoltre, perché è vero che non siamo tanti, ma tanto se eravamo a Roma non veniva nessuno perché sono tutti talmente immersi nella politica che se ne sbattono, quindi fondamentalmente, come anche abbiamo detto in passato, vengono 3, 5, 10 persone, evidentemente quelli sono quelle 3, 5, 10 persone che valgono, che possono dare una cosa importante per certi diritti e comunque no, per quello che noi facciamo, cioè per l'uguaglianza, per cui ci vogliamo andare. Ora andando un po' più così sulla nostra associazione, prima di tutto io sentivo di ringraziare un po' tutti quanti, tutto il direttivo a partire dalla segreteria, perché credo che in quest'anno Certi Diritti ha fatto un percorso molto sostanziale, ha fatto bene soprattutto e abbiamo raggiunto degli obiettivi molto importanti secondo me. E, perché io faccio questa riflessione, prima di tutto noi abbiamo comunque dato dei risultati, abbiamo mostrato, ci mostriamo sempre con un'associazione che sa fare le cose, che alla funziona, no? E ad esempio senza sentire la necessità di sbattere in faccia a tutti le normali difficoltà che sempre per forza, no? Viviamo internamente, viviamo esternamente e tutto quanto, mentre invece facendo dei paralleli ma senza giudicare nulla con altre associazioni che
appena qualcosa, no, non va a destra e a sinistra, come se quello fosse il problema della comunità LGBT. Noi invece ovviamente abbiamo le nostre difficoltà, ma lo affrontiamo con una maturità personale, politica e di impegno associativo che poi mostra risultati, no? Quindi questo perché lo dico solamente per far riflettere a tutti che non è che le cose funzionano perché, che ne so, viviamo noi in certi limiti in un mondo magico dove non sono problemi. Probabilmente siamo persone politicamente e personalmente mature per avanti rispetto, sì, con una coerenza rispetto a quello che è il nostro obiettivo, no? E quindi anche perché abbiamo dimostrato in questo anno soprattutto che sappiamo cambiare come associazione, non rimaniamo, no, vincolati a delle modi di fare. In passato si scherzava, no, sulle votazioni bulgare, no, che ci sono, ma questo non significa che poi siamo monolitici nel formente o se cambia qualcosa si discute tutto, no? Ecco. E quindi credo che questo sia un indice di grande qualità. Ieri c'è stato fatto, secondo me, più che un complimento, una parola che è molto azzeccata. C'è stato detto che è un'associazione missionaria, no? E questo è vero, nel senso che abbiamo questa capacità di avere una visione oltre quello che è di comune, comune o comunque il senso comune dell'associazionismo ha e riesce ad avere. Quindi siamo un po' capaci, secondo me, l'abbiamo dimostrato nel tempo e sono sicuro che potremo farlo anche nei prossimi anni, di dare nuovi obiettivi alla comunità LGBT e in generale anche alla società italiana, di dare nuovi metodi, di suggerire strumenti e anche trovare parole nuove, perché quando noi diciamo crimini d'odio invece di omofobia stiamo facendo un altro tipo di lavoro. Lo facciamo non perché troviamo una nuova moda, ma perché spieghiamo anche il senso di questa situazione e così via. Inoltre, appunto, poi mi sembra già più di una volta stato accennato, no? Nei prossimi mesi, a quanto pare, vogliamo un po' più concentrarci su quella che è la progettualità che dovremmo riuscire un po' a rendere più robusta. E secondo me è un'ottima cosa, perché io ho sempre sentito mesi o quasi un anno che purtroppo non riesco poi a dare un supporto veramente concreto, per fortuna che c'è Gabriella che praticamente ha fatto tutte le lavori per l'affermazione civile, però diciamo io mi ricollego un po' all'affermazione civile, no, che è sempre stato il tema principale dell'associazione. È anche vero che noi, su tempo che costituzione transnazionale, effettivamente abbiamo avuto un rapporto visionario, perché? Perché io stesso l'anno scorso, un anno e mezzo fa, non avevo per niente chiaro, no? Cosa potesse significare per certi diritti tutti questi temi. Ovviamente, riconducendo a quello che ho detto, non è che si commentano queste cose, iniziamo a dire, ah, ma che senso c'ha, questa cosa, no? Avevo fiducia nelle persone, mi rendevo conto che avevo fatto da imparare e c'era un senso in quello che stavamo lavorando, che però effettivamente è funzionario, perché? Perché qualcuno di noi aveva chiaro un obiettivo che a me non era, no? E piano piano col tempo vedo che sto imparando a capire queste cose. E l'ho capito soprattutto sulla prostituzione quando c'è stato il venerdì, e così come sul transnazionale, perché si vede il risultato su tre, no? L'abbiamo portato in questo congresso ad esempio. E quindi è ovvio che però, ok, l'ho capito io che sono il direttivo, credo che ci vorrà appunto un lavoro anche di metodo e di progettualità per far capire certe cose a tutti gli italiani, no? A tutte quelle persone omosessuali che si chiedono ma che c'entrano la prostituzione con i diritti LGBT, ad esempio. E quindi su quello insomma è importante soprattutto conoscerci noi, nel senso di quello che facciamo, sulle visioni che abbiamo, no? E cosa per l'utente. Poi saperlo raccontare soprattutto l'intreccio, no? Di questi obiettivi. Diciamo perché appunto non è così scontato. E poi anche, siccome noi abbiamo sempre qualcosa che ci distingue nel nostro modo di lavorare e di fare, insomma, riuscire anche a dare valore a questa cosa piuttosto che sembrare delle nostre bianche, perché poi magari se invece di metterci 4 anni in movimento ci mettesse solo un anno a assorbire, no? E per fare i propri disegni che abbiamo, sicuramente tutto si accelererebbe. Quindi basta questo.
Vi ricordo che dopo Leonardo c'è ancora Emilio iscritto, dopo daremo la parola ai nostri ospiti, poi io presenterei i documenti e cominciamo la fase di discussione dei documenti e poi le votazioni. Buongiorno, allora io non voglio fare un intervento concentrato dal punto di vista politico, insomma vorrei anche io tirare le somme su questa sessione di congresso. Dell'anno a venire. Per quanto riguarda le tematiche più strettamente politiche, ovviamente non, cercherò di non entrare nel profondo di questi temi, ma voglio condividere soprattutto il ragionamento di San Matteo, la tecnologia e sull'organizzazione della partecipazione della rete questa manifestazione. E devo anche dire che poi ho avuto grandissimo piacere, dato il contatto anche a Enzo, a Yuri e a Giacomo, che hanno partecipato direttamente a presentare con tutte le forze politiche, e noto con dispiacere anche questa volta un allontanamento da parte delle principali di centrodestra, anche di quelle che poi prima della tornata elettorale si erano anche poste come delle forze alternative allo strapotere berlusconiano, al monopolio berlusconiano del potere della filosofia, della teoria della destra, che ovviamente si è distaccato, non ha confermato l'assoluta inesistenza di un filone liberale, tipico della destra, della genuina destra liberale europea. La destra è ancora concentrata a mantenere un'eredità, una tristissima eredità, che difficilmente riesce a discostarsi, senza ovviamente da queste da uscite illegali, da uscite infanticide, perché ovviamente lo conosciamo. Devo dire di essere stato entusiasta di aver rivisto quando siamo messo nel letto della vedova, devo dire di aver apprezzato profondamente la sua teoria, la sua parete, a me manca veramente tanto. E Benedetto della Vedova ha fatto un intervento strepitoso dal punto di vista del conservatorismo, che allo stesso tempo diventa un voler essere un voler continuamente fare un salto verso il futuro, voler rinnovarsi con diritti per mantenere la propria tradizione liberale. Ecco, questa è veramente la missione che dovrebbe avere le liste europee, questa è. E fondamentalmente sono anche contento, è una persona con cui la rete guarda, sta diffondendo un po' questo pensiero radicale fuori dal. Per quanto riguarda questo congresso, devo dire di essere molto contento di aver visto tantissima rappresentazione di istituzioni, di parlamentari, di associazioni che sono venute appunto a salutarci, devo dire. Non dobbiamo mai stancarci di ripetere che sono un congresso fortemente internazionale, tra l'altro siamo delle sere perché ormai con chiunque si precarica, come ho detto Enzo, ma questa è un altro risultato del quale va dato fortissimo merito a questa segreteria e a chi ovviamente si è dedicato, a chi è stato in segreteria prima di questo Enzo e Giacomo. Devo dire comunque anche in questo congresso di aver parlato con alcuni compagni radicali, forse con in particolare, e aver effettivamente fatto delle osservazioni su quale senso effettivamente può avere un approccio più strettamente legale alla questione LGBT che noi stiamo affrontando, quanto effettivamente la poca gente che ha partecipato, i pochi iscritti siano un segnale di vita, visto che ci sono. E quanto effettivamente la presenza di pochi iscritti sia o meno un segnale di vita dell'obiettivo, quanto effettivamente è sentito da parte della gente la nostra battaglia, il nostro manifesto politico, una delle libertà sessuali. Devo dire effettivamente che io ho fatto molta fatica a capire queste osservazioni, soprattutto perché provenivano da una persona vicina al mondo radicale. Io trovo per esempio che le idee sono strategiche, sia una radicalata pazzesca, una cosa proprio radicale. Noi siamo riusciti, che noi abbiamo fatto prima degli altri, proprio in
esportandola tra l'altro dalla tradizione tipicamente anglosassone, dalla quale poi si rifà e dalla quale nasce anche il movimento radicale in sé. La litigation strategy nasce da un evento incidentale che serve a far scontrare il diritto contro la legge. E questa è una cosa che mi insegna Pannella, che mi ha sempre dato Pannella, e questa è una radicalata. Solamente un'organizzazione come la nostra poteva pensare di rifarsi a questo strumento per riuscire a far scontrare il diritto bellissimo che può essere contenuto nella nostra bellissima Costituzione, e la legge del codice civile, la legge quella più materiale, quella più conosciuta dei codici, che può essere anche una stronzata pazzesca, per carità di Dio. Poca gente e poca militanza. Poca gente e poca militanza è un problema che c'è ovunque, soprattutto adesso che assistiamo anche a una dissolvenza dello zoccolo duro delle persone che ti raccolgono i tavoli, adesso che stiamo assistendo specialmente a una volatilità dovuta probabilmente a un passaggio verso tecniche di comunicazione 2.0 che senz'altro non aiutano chi vuole come noi più o meno fare politica in maniera tradizionale. Ottima anche comunque la partecipazione delle persone che appunto sono legate al nostro congresso, ma senz'altro, io lo dico perché poi ho cercato di dare una mano in questa direzione di questo congresso, ma effettivamente per una situazione come la nostra è stata un'impresa, ovviamente ringraziando chi, l'associazione territoriale radicale, le associazioni locali che ci hanno aiutato incredibilmente a cercare contatti, luoghi, location, eccetera, eccetera. Comunque resta dannatamente difficile per un'associazione come la nostra riuscire a spostarsi da una zona all'altra potendo contare su uno zoccolo duro di persone che ti raccolgono le firme in una città, che ti prenotano gli alberghi in una città, che ti fanno avere pronte le fotocopie. Comunque è difficile, e nella nostra società è per questo poi apprezzo particolarmente questo tentativo di rivedere le nostre priorità, di rivedere il nostro statuto, attraverso un ripensamento anche della nostra dei nostri obiettivi politici per l'anno prossimo. È importantissimo continuare in quella direzione, nella direzione dei visionari, ne parlava già Mario. Infatti dobbiamo continuare ad arricchire il panorama politico con nostre idee che vengono tra l'altro riconosciute da chiunque, perché oggi lo stesso fatto per esempio di aver vinto quel bando di 500 più, il bando su ciclo di interventi, di informazioni sulle education strategy, vuol dire essere effettivamente intitolati ad essere dei pionieri in questa materia da parte di organizzazioni internazionali che insegnano ai paesi come intervenire per scardinare, per fare breccia nel sistema legale del loro paese. Dunque continuare con questa proiezione, con questo impulso che ci porta, che ci sta portando, ci porterà anche a trovare nuove tematiche da affrontare. E tra l'altro mi sento, anche se non è il tempo di discutere i documenti, mi sento di apprezzare particolarmente il lavoro che è stato fatto nella scrittura della mozione da parte della segreteria, per il fatto che noi qui stiamo prima di tutto mettendo fine a un periodo di transizione, quest'anno lungo e servito, che dopo l'essere entrati come associazione costituente del Partito Radicale abbiamo fatto un po' siamo entrati un po' in quella palestra transnazionale con appunto le partecipazioni di Iuri alle conferenze, anche io sono venuto un po' a partecipare alla conferenza Inca ed è stato particolarmente di particolare arricchimento. Comunque questa palestra transnazionale che secondo me a questo punto inevitabilmente ci porta a confermare un rapporto sinergico sulla fronte di governo internazionale, questa è una cosa secondo me importantissima, perché noi siamo riconosciuti indirettamente, ovviamente, ma questo lo dico io perché l'evidenza non dice altro, come coloro che hanno importato all'interno del panorama LGBT le buone prassi radicali, e questa è una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso. E quindi io rompo sempre le palle quando si parla di funzione di gente, quando per esempio il coordinamento di Milano oppure il sistema dei testi evitano di meno come un edito, io penso anche che quindi evitano di meno, quando si omette il nome radicale, io mi arrabbio sempre in maniera considerata, proprio perché noi siamo questo, almeno io sono radicale, noi siamo di ispirazione radicale, siamo un contenitore enorme, abbiamo dimostrato di essere traspartitici perché abbiamo
abbiamo avuto la possibilità di ospitare diversi ospiti di qualsiasi sezione politica e colore politico. Mi auguro ovviamente che poi anche i parlamentari e coloro che sono intervenuti decidano poi di iscriversi anche per la gestione dei diritti. Dunque si parte da questa affermazione dall'essere transnazionali, dall'essere radicali, e soprattutto si consolida quello che si è fatto, ma si passa ad un anno in cui si asciuga per forza di cose quello che deve essere l'impegno politico. Dunque ci si concentra su un tema cardine, che è il matrimonio, che come era stato detto ieri, se ci deve essere un cambiamento iniziale, deve passare attraverso il matrimonio più egualitario, non attraverso altri mezzi escamotage, e soprattutto dobbiamo capire che cosa vogliamo fare da grandi. E questo guido si fa solamente con il tempo che abbiamo da oggi a novembre, dicembre, quando verrà convocato il prossimo congresso, quando capiremo per esempio cosa vogliamo fare da grandi in termini di espansione dimensionale dell'associazione o di contrazione dell'associazione stessa. Abbiamo visto i grandissimi risultati che abbiamo ottenuto, c'è bastata una cartellonata, entrare con un lenzuolo durante l'orazione del primo ministro ugandese, c'è bastato fare una campagna web che come in bilancio non è costata poi tanto per scatenare un caso diplomatico tra Milano e San Pietroburgo, che poi è stata probabilmente insabbiata, oppure non se ne sono fregati più di tanti giornali italiani di dirlo, però i giornali pietroburghesi, la cronaca pietroburghese, la cronaca russa hanno visto come un serio pericolo ai valori del regime locale questo rifiuto secco da parte di una città importante come Milano, che poi tra l'altro sta seguendo un effetto dopo, un effetto catena. Ho perso il filo. Fondamentalmente ci sono. Pensiamoci dal punto di vista dimensionale, cerchiamo di capire come per esempio stabilire rapporti con i gruppi locali, con i gruppi di iniziativa locale. Vediamo di lavorarci in questo periodo, me ne sono occupato e spero onestamente di averlo fatto bene per quest'anno. Vediamo effettivamente come valorizzare e soprattutto come creare un insieme di persone, un gruppo di persone che non siano basate, che non sia fondato sulla semplice partecipazione alle attività, perché a partecipare alla fine non penso che ci voglia, ma deve essere basato sulle competenze, sulle risorse che ciascuna persona può dare. E non ho, penso veramente che tipo Andrea ne parlava, no? C'è tanto da fare, anche quello è molto pannelliano, no? Quando c'è bisogno di noi, quando avremo figli non ci sarà più bisogno di noi, cioè qui dovremo sciogliere la fantastica, però cazzo se c'è della roba da fare, quindi quest'anno prossimo sono convinto che serviranno persone che devono occuparsi di siti web, devono essere capaci di fare informazione politica, devono essere capaci di mettere mano a siti web, di saper usare codice HTML. Non basta più fare il numero, dire siamo in tanti, dire ecco, e poi in seguito trovare quello che fa fare alle persone. Dobbiamo questa volta prepararci in maniera attenta all'anno che potrà, perché sarà un anno veramente difficile. Io tra l'altro voglio, oltre alla ringraziare da Enzo per il lavoro che fa, per essere, credo, illuminante dal punto di vista politico, perché effettivamente non è, cioè, sei una persona di aver imparato anche da te. Quando di segreteria, voglio dire che è stata bellissima, bellissima la parola giusta, perché e poi devo fare veramente i complimenti a Giacomo per come ha gestito la tesoreria in questi 2 anni e mezzo, 3 anni. Viva Giacomo! Giacomo ha riconosciuto il fatto di non essere mai stato un tesoriere allarmista e di aver saputo lavorare benissimo con le figure politiche che lo accompagnavano, perché non c'è mai stata da parte sua una corsa all'ultimo iscritto, dobbiamo raggiungere tutti tutti perché altrimenti chiudiamo, moriamo, esplodiamo, implodiamo. No, Giacomo si è inventato una fantastica campagna di iscrizioni che è stata molto molto piccante dal punto di vista comunicativo, che è stata presa da chiunque, e soprattutto si è supportato da 2 persone che hanno reso l'offerta politica dell'associazione un'offerta appetibile, un'offerta che è sentita dalle persone, e questo ha portato ad un trend positivo di iscritti dalla fondazione
ad oggi della situazione legale di certi diritti. E questa è una cosa che veramente può, che forse possono vantare più i tesorieri, e non dico tesori radicali, non voglio, tesorieri di qualsiasi soggetto politico. E, veramente complimenti, sono stato contento di questo mio primo anno come membro del gruppo di bene. Allora, Emilio, prima Tucci e poi Emiliano per un bellissimo intervento, vi chiedo per favore di essere brevi così riusciamo a parlare tutti e a finire in un tempo del lavoro. Niente, scusa, io sto andando via, saluto tutti, grazie per il congresso, per avere una bellissima idea. Grazie, grazie a tutti, bravo, bravo. Stavo benissimo, io facendo parte del comitato dell'Italia per gli italiani, per me diciamo, è la prima volta che partecipo al congresso di Cerini, ho avuto modo di seguire questi lavori che sono svolti qui e sono stato contento che questo congresso sia svolto. Poi dirò dopo. Io voglio un attimo riallacciarmi al quanto diceva come problema Lisa. Lui, classico parla. Effettivamente anch'io penso che sia un grosso sbaglio quando si parla di diritto naturale, perché il diritto senza che ci prendiamo in giro, sostanzialmente la formalizzazione inevitabile, quindi quando si viene a dire che il matrimonio sessuale è contro la natura, eccetera, a mio avviso delle grosse fesserie. Però non concordo, non concordo in poco quando poi si andava a parlare di avanti, perché qua si può discutere. Il aggravante di omofobia e io non riesco ad associarla alla ratio specifica dell'aggravante, perché il nostro codice, codice penale, esistono tante aggravanti dei reati associativi, il terrorismo, ma onestamente non riesco ad inquadrare la trovo sostanzialmente contraddittoria rispetto alla stessa battaglia che stiamo facendo noi. Cioè il matrimonio egualitario, okay? E reagire con violenza rispetto alla violenza che sostanzialmente viviamo, la trovo sostanzialmente contraddittoria e controproducente. Questo è un dibattito aperto su questo. Onestamente non la trovo proprio contraddittoria rispetto alla nostra battaglia principe, che è quella del matrimonio egualitario. Poi ieri leggevo una brochure che stava sul tavolo all'ingresso, dove c'era una mappatura del mondo con vari colori, vari paesi colorati in base alla legislazione che si ha io veramente quasi piangevo nel vedere che ci sono paesi in cui c'è la pena di morte per il fatto di essere omosessuale.
veramente una cosa vergognosa, è una cosa atroce, una cosa che dovrebbe proprio scomparire, e dovremmo tutti noi impegnarci a lottare affinché questa cosa avvenga. E è una tristezza veramente spaventosa. Poi io sono di Napoli e il fatto che questo congresso sia stato organizzato qui, dove effettivamente c'è tanto terreno fertile. Ieri ascoltavo le parole del mio sindaco De Magistris, le ho trovate belle parole, anche belle parole, ma parole. Io da quando sono da quando è sindaco ha parlato tanto, okay. Ha parlato di omosessualità, ha parlato di autoproibizionismo, ha parlato di riconoscimento di colpe di fatto, ma allo stesso tempo, giustamente Matteo lo faceva prima rilevare, poi andiamo a dare la cittadinanza onoraria a Pumazza. C'è qualcosa che è contraddittorio, perché a mio avviso tutto è contrario di tutto. E nel momento in cui dice è tutto il contrario di tutto, io ho un paura, un timore, come dire, preoccupazione. Se noi come associazione radicale per la Grande Napoli, come associazione dei diritti, penso che saremo ben propensi al dialogo, mai chiudere le porte nel momento in cui si dicono delle cose, però è proprio della tradizione radicale, a mio avviso, farle le cose, non dirle solo, cercare di farle. E quindi inviterei un attimino di prudenza, oltre che al dovuto spirito dialogante nei confronti di questa persona stessa. Grazie. Emiliano. Una cosa telegrafica, visto che Massimo Clara ha avuto le Lorenzi esitato. Intanto complimenti per il lavoro che state facendo, che è veramente, credo, una delle migliori tradizioni di un lavoro nella più genuina tradizione radicale. Poi io ho vicino a me dei compagni che sono molto determinati sulla idea di abolire il sistema penale e quella che loro ritengono sia l'ossessione punitiva. E quindi mi prendo l'impegno di mettere in piedi un dibattito sull'abolizionismo e naturalmente l'avvocato Clara sarà uno dei relatori. Però, e questo è il motivo per cui abbiamo chiacchierato ieri, mi si sono accese delle luci, non è che abbia una opinione costruita su questo in definitiva, ma allora io sento dire odio e mi viene in mente immediatamente che c'era l'Italia negli anni 20, durante il regime fascista, viveva di un'idea che riteneva ci fosse qualcuno che spacciasse l'odio di classe e andasse per questo colpito. Dopodiché sento parlare di Uganda, di evangelici, se non ricordo male, pentecostali, che indubbiamente diffondono odio e che questo odio produce odio e ne fa le spese in particolare, e è stato ricordato che l'avvocato onorario di questa associazione, David Catto, che di questa associazione era componente e anche sindaco. E quindi mi viene in mente che si potrebbe dire qui oggi in Italia, a proposito dei reati di odio, della risoluzione eccetera, che i pentecostali nuociono gravemente alla salute della democrazia. E questo mi fa venire in mente che
quasi queste stesse parole, cioè i pentecostali nuociono gravemente la salute della razza, è ciò che è scritto nella circolare di Farini, quindi se non ricordo male, 1935, dal regime mussoliniano in Italia. Queste sono solo le spie che mi si sono accese quando ho sentito questa discussione, di cui poco so e vi ho detto un'opinione, non ce l'ho. Ve le riporto qui per dire, poi ci siamo fatti quattro chiacchiere con lui, ma il mio momento di riflessione è fermo a queste luci che si sono accese, quindi niente di più. Grazie, buon lavoro a voi e a voi. Grazie. Allora, adesso io vorrei dare la parola a Carlo Cremona, che rappresenta ICAN, per un saluto, lo ringrazio anche molto per esserci venuto a trovare. Prego. Buongiorno a tutti e tutte, io vi ringrazio e vi chiedo anche scusa della partecipazione di ritardo ai vostri lavori, però purtroppo dobbiamo fare i conti con la nostra vita e con la condizione di estrema precarietà del mondo in cui viviamo e che ci comporta a volte la necessità di compiere dei sacrifici anche molto importanti per le cose verso le quali crediamo che siano importanti, perché la condizione molte volte delle persone con le quali noi collaboriamo e lavoriamo ci porta ad avere orari e tempi completamente fuori misura. Infatti ieri ho avuto una giornata che è nata così all'improvviso sulla esigenza di persone con le quali noi collaboriamo nella regione Campania, e purtroppo ieri ho dovuto fare un tour, l'ho portato a Torre Annunziata, poi a Torre Valentiana che poi c'è Salerno, poi sono stato ad Avellino, per cui la giornata che avevo immaginato di passare con voi alla fine si è ridotta quasi mezzanotte meno un quarto a rientro a Napoli. E di questo da un lato me ne chiedo scusa, però è uno dei pezzi importanti dell'elaborazione politica e sociale di cui stiamo tentando di fare, non so come dire, rete e di mettere al centro del dibattito politico locale, non solo, cioè per dire, la qualità della vita delle persone e la relazione che passa tra precarietà e possibilità di essere cittadinanza attiva. Perché una società senza reddito o una società con reddito praticamente a zero non ha più spazio né per l'attività politica, né per l'attività civica, né per l'attività culturale. Per cui parlare di diritti, parlare di cultura, senza legare questo all'articolo 1 della Costituzione, in questi territori diventa una barzelletta. E questo lo dico perché negli anni precedenti, nel 2007, 2008, 2009, noi insieme anche al Movimento Nazionale abbiamo ragionato della questione dei diritti parlando dell'articolo 3 della Costituzione, come se il tema centrale fosse la rimozione degli ostacoli. E noi dal Mezzogiorno, io in particolare, sapete che la condizione anche delle associazioni LGBT nei consessi nazionali è centro-nordica, il Mezzogiorno praticamente è quasi escluso, così come sono escluse molte volte queste tematiche che oggi sono diventate invece di rilievo e di rilevanza nazionale, cioè la precarietà lavorativa come uno strumento di controllo o di azzeramento dei redditi che diventa la autoesclusione di un pezzo importante della società dalla vita sociale, dalla vita politica, dalla vita culturale del paese, che diventa una marginalità, diventa inesistente e che qualche volta probabilmente, diciamo, con una immaginazione, un immaginario anche che va al di là del reale, viene catapultata in questo 2.0, cioè in questo immateriale dei sistemi informatici, che mentre nei paesi del Mediterraneo, penso al Maghreb, sono stati gli strumenti di rivoluzione, poi diventano gli strumenti di isolamento. Per cui noi pensiamo di comunicare attraverso il social network, e in realtà noi stiamo costruendo soltanto un movimento gassoso all'interno del quale nessuno più mette il materiale, quindi il proprio corpo in gioco, ma si mette soltanto un highlight, come si diceva prima, o anche un'azione negativa, cioè un togliere
dai miei amici di Facebook, che non mi piace, è avere un ambiente culturale molto omogeneo a sé e quindi che non permette più scambio di differenze, quindi scambio culturale. Questo lo dico perché io ho partecipato nel primo giorno del vostro congresso, io ero impegnato nei tre giorni della cultura del Comune di Napoli con l'assessorato alle culture del Comune di Napoli, perché come sapete in città si discute di, non soltanto di futuro del paese, ma anche di riassetto culturale e si parla anche di forum universale delle culture. Bene, io da qui, la dico per la prima volta perché non ho avuto ancora la possibilità di dirlo pubblicamente, io qui lancio un allarme drammatico, perché io da questa città ho sentito cose che mai avrei voluto ascoltare. Cioè la risposta alla crisi della cultura è un nazionalismo culturale, che è esattamente in antitesi a un'idea universalistica della cultura. Cioè quando sulla cultura si tagliano i finanziamenti, a parte il fatto che si comincia a, diciamo, confondere cultura con informazioni scientifiche, con beni culturali, con folklore, con tutto quanto, diciamo, una melassa che non si comprende, materiale e immateriale, l'idea che veniva fuori da questo dibattito dove hanno partecipato personalità culturali che andavano dai rettori universitari, da Gerardo Marotta, l'Istituto Italiano di Studi Filosofici, accettato Daniel Pennac, per cui dire, un ambiente culturale molto eterogeneo. Io ho sentito proposte in questa città che sono legate al momento della crisi, dove le proposte culturali della città devono essere affidate a finanziamenti, ad operatori soltanto locali della città di Napoli, per servizi alla cultura per i cittadini napoletani, come se la cultura appartesse agli autoctoni, per gli autoctoni, e non fosse un meccanismo di scambio culturale tra due diversi. Questo, diciamo, secondo me è una cartina di tornasole anche della crisi che va messa sul piano. Concludo anche dicendo il lavoro che noi stiamo tentando di fare qua, mi hanno raccontato le cose che ha detto il sindaco di Napoli, sulle quali io purtroppo non sono in accordo. Napoli non è una città tollerante e che sta a mettere insieme le diversità o le differenze in un combinato disposto di volemo se bene. Napoli è una città in ginocchio alla crisi, dove il meccanismo della strafottenza non fa vedere chi sta peggio di me accanto a me, perché i cazzi mi ballano a parte a capo, perché non so come cazzo arrivare a fine giornata, perché il problema del reddito in questa città si mette insieme a quell'altra prassi che in questo consesso della cultura si proponeva, ossia vale a dire bisogna lavorare gratis perché prima o poi i soldi arriveranno. Ebbene, guardate, noi dobbiamo dirlo, perché io sono una persona omosessuale e sono militante, a me il patto di stabilità mi sta ammazzando. Il patto di stabilità, quello che blocca i finanziamenti per i progetti sociali, per i progetti culturali, ci sta ammazzando. Non è che ammazza gli eterosessuali, ammazza tutti quelli che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Articolo 1, è temi che riguardano la vita di tutti, devono essere i temi principali attraverso i quali noi ribadiamo un concetto, che la questione dei diritti è legata alla questione della sopravvivenza e del reddito e del lavoro, perché se non c'è lavoro non c'è reddito, non c'è libertà e diritti per nessuno, perché quelli che li hanno li perdono, quelli che non li hanno mai avuti mai li avranno. E io su questo penso che dobbiamo fare un grande patto sociale nuovo. Da Napoli noi abbiamo tentato di fare questa attività e abbiamo cercato di darci, diciamo, l'obiettivo di una, diciamo, scuola nazionale. Noi negli anni precedenti abbiamo avuto grandi conflitti con le altre associazioni LGBT della città di Napoli, che oggi si stanno affrontando e si sono risolti in un coordinamento politico unitario che produrrà per la prima volta la storia di questa città. Come sapete, io dal 2009 in poi ho sempre dovuto scusare da Napoli qualche volta con grandi crisi, in maniera unitaria. Abbiamo detto al sindaco che noi ci assumiamo la responsabilità per quota nostra, ovviamente, la crisi di questa città e di questa regione, e chiediamo alla città e alla regione di rispondere a questa unitarietà di intenti che è finalizzata a risolvere i problemi delle fasce più deboli. E noi diciamo che da Napoli, dalla campagna, al di là di questo registro delle unioni civili di cui tanto si parla, che io ritengo che non vada applaudito mai, perché un buon sindaco, diciamo, eletto da uno schieramento non omofobo e transfobo, debba farlo, vada fatto come atto dovuto, diciamo, gli atti, diciamo, non vanno applauditi, non vanno fatti gli applausi, vanno contestati gli atti che non ci piacciono, quelli che vengono fatti ordinari amministrazione quando sono anche così pesi. Però quello che volevo dire, che abbiamo detto anche al sindaco, perché noi è che abbiamo
ravveduto in quella azione del Comune di Napoli del registro dei civili un grande atto di civiltà e di cittadinanza della città di Napoli. Però il registro e i registri anagrafici delle famiglie di fatto non sono cose che appartengono alla popolazione omosessuale, ma sono una cosa della cittadinanza. Altro invece è fare, diciamo, nella regione Campania, lavorare in tutte le regioni, o comunque si lavori anche in altre regioni, affinché vengano fatte leggi regionali per i diritti e contro le discriminazioni. Perché il tema è che senza leggi quadro regionali, oltre che senza leggi nazionali, non è possibile lavorare. Noi per questo, per il 29 giugno, che sarà la data del nostro Campania Pride, cercheremo di far sì, chiedo anche a voi l'aiuto e la collaborazione politica per poter realizzare questo, che la Regione Campania discuta e approvi una legge contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, che io ho scritto nella sesta commissione speciale, nelle quali si disciplinava anche la presenza e i diritti delle persone omosessuali e transessuali detenute nelle carceri. Anzi, dopo vi chiederò come è andata questa visita ispettiva, perché a detta in quella commissione della garante delle carceri, la condizione delle persone transessuali e omosessuali nelle carceri era ottima e non c'era nessun problema per discutere. Grazie. Grazie davvero a Carlo Cremona, che ha fatto un intervento molto puntuale e molto centrato sulla realtà dove noi siamo venuti a fare questo congresso, e quindi ci fa particolarmente piacere. Tra l'altro vorrei dire che noi come Certi Diritti abbiamo presentato un documento molto preciso sulla questione delle leggi quadro regionali che prevede anche quello che tu hai detto, quindi assolutamente, naturalmente siamo d'accordo e collaborazione piena su questo punto con tanti altri che hai citato. Allora, prima di dare la parola a Flavio di Assosex, volevo semplicemente ricordare che dopo il suo intervento si chiuderanno i tempi per la presentazione degli emendamenti alla mozione generale e alle modifiche statutarie che non vengono emendati. Quindi se volete presentare degli emendamenti avete ancora solo pochi minuti. Flavio, puoi venire. Flavio è rappresentante di Assosex, con la quale stiamo collaborando ad una manifestazione con cui adesso con Flavio ci parlerà, e che potete vedere il logo della pubblicità. Ovunque vado, quindi la pubblicità del commercio, quindi faccio la pubblicità di Lock Lab, che è una manifestazione che abbiamo progettato insieme a diverse associazioni, tra cui anche Certi Diritti, che ringraziamo. Io sono soltanto il coordinatore, quello che va in giro un po' a raggruppare le adesioni di tutte le persone che vorranno partecipare a questa grande manifestazione che si chiama appunto Lock Lab, Officine della Felicità, e si svolgerà a Roma il 5, 6, 7 luglio. Una questione che noi già abbiamo, ma purtroppo per il fallito moralismo delle istituzioni, come hanno sentito la parola trasmissione, hanno messo subito un paletto sulla concessione della location, che è una location comunale, da Atlantico Live, ma lo sceglieremo, in quanto notizia dell'ultima ora abbiamo avuto e arriverà tra pochi giorni il patrocinio della Comunità Europea della manifestazione, quindi vediamo se il Comune di Roma vorrà vergognarsi a non patrocinare la manifestazione che è stata accettata dall'Europa, quindi di questo siamo molto soddisfatti. La manifestazione ha come temi importanti tre temi importanti: l'omofobia, in cui Certi Diritti sarà un po' l'associazione che curerà tutti gli aspetti delle conferenze, dei dibattiti, perché oltre ad essere una manifestazione di spettacolo, di musica, in quanto hanno aderito tutto il mondo dell'eros, della trasgressione, di chi con il sesso fa il suo lavoro con onestà, con dignità e con libera scelta, hanno aderito i più importanti colossali, sia uomini che donne, ci sarà Rocco Siffredi, ci saranno alcuni televisivi e quindi sono diventati testimonial di questa grande manifestazione, ma ci saranno anche tutti gli appartenenti della Nightlife nazionale, Marta Rozzari, ma ci sarà il dottor Felix, tutti se lo possono ricordare, il presentatore di Gabriel di Night, la Nobel Lab Radio, abbiamo anche creato una Nobel Radio e sarà curata da Fernando Borghi, che su RTL è un po' la star di tutta la radiofonia nazionale, il suo programma in famiglia, dalle 9:11 di
mattina il programma più ascoltato di tutte le radio italiane. Quindi abbiamo unito il mondo delle associazioni, che rappresento anche io, infatti AssoSex è un'associazione che raggruppa più di 100 strutture, associazioni che portano avanti il discorso della libertà sessuale, in particolare quello dello scambismo, come fenomeno culturale e fenomeno, cioè la gente che frequenta i nostri club lo fanno proprio come un fatto di cultura, una filosofia di vita, cioè sono contro quei locali che sono un po' una bugia che esistono in Italia, dove ci sono le coppie mascherate, le finte singole che fanno prostituzione, anche se noi siamo d'accordo con la prostituzione, ma non in questi termini, perché noi vogliamo che la gente faccia la sessualità per la loro libera scelta. L'Open Lab avrà un comitato culturale, ci saranno moltissime conferenze e avremo come presidente del comitato culturale il professor Archieri Barbarano, che è stato anche direttore, visto che siamo andati, che vogliamo arrivare al tavolo, e ci sarà una importantissima conferenza sui gabinetti segreti di Pompei, in quanto già dalla romanità tutti questi discorsi, l'omofobia, la sessualità per i disabili, sono riportati da affreschi e quindi sarà molto importante dall'aspetto culturale. Quindi che dire, ringrazio Certi Diritti di averci dato l'opportunità di venire qui. Mi dispiace che quest'anno ho potuto seguire poco, i dibattiti sono sempre molto interessanti, però siamo come in campagna elettorale, quando si organizza un evento, uno ha 1000 appuntamenti, 1000 impegni, siamo stati fino a stanotte a parlare con gente che hanno aderito, avere come dei molto importanti del mondo arte, ma spero che per fare in campagna abbiamo approfittato per andare a trovare e farla tenere la manifestazione, perché più siamo e più porteremo avanti i nostri discorsi che da sempre ne portiamo avanti. Noi in particolare di AssoSex e dei nostri titoli abbiamo sempre fatto promozione sociale, che è una cosa molto importante, perché la gente si deve divertire, deve essere spensierata tutto quanto, però deve pure pensare chi ha a cuore queste tematiche, che anche per le persone sfortunate, tipo la sessualità, la disabilità, che adesso tutti ne parlano, ma forse perché gente come noi, come AssoSex, come Certi Diritti, già ne parlano da fuori tempo, quindi qualcuno comincia ad occuparsene. Vi ringrazio. E buon lavoro per tutti. E ci vediamo circa il 7 luglio a Roma, perché vinceremo anche con l'assessorato domani e avremo la location del Comune di Roma. Grazie Flavio. Vorrei ricordare solo il motto della manifestazione, che a me personalmente piace molto, ed è: sono trasgressivo, amo la legalità. Mi sembra un motto anche questo molto radicale. Allora, adesso do la parola al presidente di Certi Diritti e del congresso e Estrucco per le più tecniche del congresso. Prendo la parola perché inizia la fase conclusiva del nostro congresso, che lo ricordo prevede la discussione nell'ordine proposte di emendamento allo statuto, proposta di mozione generale con il relativo emendamento ovviamente, proposta di mozione generale e proposte di risparmio particolari. Sono stati presentati dei documenti, c'è un emendamento unico ma in realtà è grosso sullo statuto, poi c'è una mozione generale, penso anche per le proposte di emendamento della mozione generale. C'è anche una proposta di emendamento alla modifica di statuto che abbiamo chiesto e poi ci sono tre proposte di ordine del giorno. Prima però di entrare nel merito di queste cose, io approfitto dello spazio per fare due brevissime riflessioni. Io non ho fatto un intervento strutturato, anche perché ho parlato tanto, troppo, forse durante la giornata di ieri, presentando gli ospiti, quindi non ho strutturato un intervento come si dovrebbe fare, però due o tre cose che voglio dire, che magari sono propedeutiche anche di tutti i documenti che noi abbiamo. Sì, io dicevo ieri, in uno dei tre interventi che ho fatto nella presentazione degli ospiti, che noi non viviamo tempi ordinari. Non volevo usare questa parola, nel senso che io avrei voluto dire che viviamo tempi straordinariamente pessimi. Questo è il mio pensiero. In realtà
Io negli ultimi sei mesi sto combattendo con questa forma di pessimismo generale, non parlo soltanto del movimento omosessuale, parlo della realtà italiana, qual è quella che noi abbiamo di fronte. E secondo me, appunto, no, non siamo a tempi ordinari significa che la nostra associazione non può guardare agli occhi di quello che capita in Italia e in Europa e nel mondo con gli occhi che ha usato fino ad oggi. Noi siamo un'associazione sostanzialmente appena nata, perché avere 5 anni di vita, 6 anni di vita è una cosa... e siamo tra l'altro un'associazione molto, diciamo così, definita sul piano del diritto culturale, perché siamo nati nell'ambito della casa radicale, siamo radicali, Leonardo l'ha detto molto bene, e lo siamo non soltanto per appartenenza di tessera, tra l'altro che non l'avesse fatta, per capire di farla, la tessera è più radicale, ne compreso, ma è qualcosa di più, come diceva Leonardo prima, è qualcosa di più, l'appartenenza radicale è sostanzialmente prima di tutto un'appartenenza di natura culturale, di cultura politica, di scelta di individuazione di obiettivi e di scelta di strategia per raggiungerli, che segue la nostra storia, che segue alcune diciamo così, esperienze che nel passato noi abbiamo fatto, che noi riteniamo quelle più rispettose della democrazia nella quale noi viviamo. Questo lo dico perché, per esempio, e qui faccio una osservazione generale su tutte le voci che si stanno già rincorrendo, gli articoli sui giornali e il sindaco che è venuto a proporre Abu Mazen e allora è di diritti è diventato di super sinistra, filo palestinese, eccetera. Allora, noi siamo una delle cose che ho imparato è quando a essere radicale ed essere laico, no? Allora, noi abbiamo rapporti e dobbiamo avere rapporti con le istituzioni, con tutte le istituzioni. Questo non significa che io metto la firma su tutto quello che Battisti ha fatto e fatta, ma ha fatto nel passato, fa e farà nel futuro. Rimane tutta la nostra possibilità di criticarlo, di dire che le cose non vanno bene, ma anche di valorizzare quello che ha fatto, perché una persona laica valuta le cose, non soltanto le persone. E se è pur vero che sono soltanto parole per il momento quelle che ha fatto il sindaco di Magistris, non crediate che gli altri sindaci italiani abbiano fatto molto più delle parole. E lo dico da torinese, e lo dico da cittadino di una città che oggettivamente ha sulla carta scritta molte più cose di quante tutte le altre città messe insieme hanno. Abbiamo un servizio dedicato solo alle persone LGBT che vive 10 anni con 3 persone pagate, un budget per farlo funzionare, un'amministrazione che non c'ha nemmeno bisogno che noi li chiamiamo, ci chiamano loro per proporci delle iniziative contro l'omofobia, eppure anche la nostra amministrazione, potrei anche fare l'elenco di quella di Milano, quella di Bologna, di tutte le altre, se non ci fosse l'azione continua, puntuale delle associazioni, molto spesso rimarrebbe parola quello che loro dicono. Quindi non mi stupisce il fatto che il Magistris abbia fatto solo parole, per il momento faccia solo parole. Intanto ha fatto delle parole che sono accompagnate da degli atti pubblici, perché le delibere sono passate, e non parlo solo quella dei civili, parlo anche delle questioni ideologiche, parlo anche delle altre cose. Con tutto quello che ne consegue rispetto al dibattito pubblico, al posizionamento dell'istruzione, al significato che questo ha per la crescita delle società e delle culture, come tutto di noi giustamente puntiamo. Quindi, io sono laico e sono laico per esempio anche nei confronti dei nostri invitati. Noi abbiamo avuto molti invitati stranieri, comunque molti invitati anche da parte di rappresentanti del Parlamento, l'ha detto benissimo Leonardo prima, non abbiamo avuto la voce del PDL semplicemente perché loro non sono voluti venire, ma noi li abbiamo invitati e ci teniamo molto e la porta è sempre aperta perché a differenza di quello che pensa la stragrande maggioranza del nostro movimento italiano e lesbico transessuale, che il movimento non è, come sempre detto, ma un gruppo di sigle che si sono messe insieme, noi vogliamo parlare con tutti. Ma non è che io mi sono turato le orecchie, e noi ci siamo turati le orecchie, abbiamo preso per buono qualunque cosa ci venisse destra, o non sappiamo quali sono i limiti oggettivi della stessa azione del Parlamento. Cioè,
il fatto che il Parlamento in questo momento sia incagliato su una battaglia di puro potere, commissioni sì o commissioni no, o alcune dichiarazioni del Movimento 5 Stelle rispetto a che cos'è la democrazia in questo paese, a come si vota, a come si viene rappresentati, in base a quali regole, non è che non fanno pensare anche noi, non è che siamo scemi, o ci abbiamo solo di gratitudine, no, ma in modo proprio... Rimane il fatto che siamo laici, che questo è il paese in cui viviamo, non ce n'è un altro, questo è il paese, il 30% ha votato Grillo, il 30% ha votato Berlusconi e il 29% ha votato il PD. E di questo, e di che con questo noi abbiamo a che fare. Quindi, detto questo, io ritengo che non sia un tempo ordinario. Non lo è a livello internazionale. A me ha molto colpito, devo dirvi, ha molto colpito la non reazione nostra, oltre che a quella di tutto il resto del movimento, di fronte alle notizie della ripresa della lapidazione degli omosessuali nei paesi a fondamentalismo islamico. Mi ha molto colpito perché io ritengo che questo sia un sintomo chiarissimo di assuefazione che noi stiamo sviluppando nei confronti delle situazioni più estreme, ma non per questo meno gravi, anche perché sono poche e collocate perfettamente nell'orbita terracchio, delle cose che capitano. Come sapete, probabilmente la foto che è circolata sul web era falsa, non era quella della persona che è stata uccisa, ma è stato confermato che c'è il ragazzo che è stato ucciso, un ragazzo per lapidazione perché era omosessuale, accusato da un altro uomo che faceva parte della cellula. Ora, a me questa cosa fa ancora una valanga di impressione. Proprio perché abbiamo avuto la risoluzione dell'ONU del 2011, proprio perché abbiamo avuto la risoluzione, la raccomandazione del Consiglio d'Europa nel 2010, cioè proprio per tutte quelle piccole, minime conquiste che siamo riusciti a fare, il fatto che in alcune parti del mondo, che sono minoranza geografica, ma possono diventare come la macchia d'olio, allargarsi immediatamente e tutti i sintomi ci sono, mi fa molto preoccupare. Allora, la nostra associazione, che sicuramente è la più attenta alle questioni internazionali e transnazionali, che non abbia trovato il modo di rispondere urgentemente con un'iniziativa, e questa è una cosa che non va bene, una cosa negativa, lo dico innanzitutto a me, perché sono presidente di questa associazione, quindi non è che mi sfugge questo. Ce lo siamo pure detti, guarda questa roba, guarda com'è grave, perché non facciamo qualche cosa, e poi dopo siamo sciolti di fronte alla quotidianità che ci ammazza. E il livello internazionale io ritengo che sia un po' più grave di quello che Renato ieri ha detto. Non c'è stato modo di interrompere con Renato. Ieri il dibattito del pomeriggio, Renato Salvadini che è il co-chair di Ilga, il dibattito che c'è stato è stato, a mio avviso, per esempio, parzialmente interessante. Noi siamo ancora lì bloccati su questa storia di cosa sta succedendo sui diritti umani nel mondo, perché è pur vero che quella risoluzione sui valori tradizionali è ferma, non ha effetti, ma è anche altrettanto vero che il mondo occidentale, quello che crede nei diritti umani, lasciamo perdere la parola occidentale, quello che crede nei diritti umani e cerca di applicarli, è totalmente bloccato rispetto al non funzionamento degli organismi internazionali. Certo, ci sono tutte le colpe dell'Occidente rispetto all'atteggiamento negativo nei confronti delle altre culture, al fatto che noi tendenzialmente abbiamo usato, alcuni paesi usano questi come delle clave per entrare dentro situazioni geopolitiche, tutto quello che volete, ma rimane il fatto che i diritti umani sono connessi alla vita delle persone e la vita delle persone in quei paesi non è garantita esattamente come lo è il diritto umano. Quindi qualcuno che si ponga il problema, che non è soltanto relativo a ma è anche colpa degli altri, il problema del funzionamento degli organismi è importante per noi come questione, perché noi inteso come associazione radicale di certi diritti, noi inteso come attivisti di diritti umani e per questione del CPT, abbiamo tutto l'interesse che questi organismi funzionino, perché se non funzionano questi organismi, noi, gli altri omosessuali ammazzati dalla Sharia negli altri paesi piuttosto che imprigionati, non li salviamo.
perché noi non abbiamo l'esercito e non lo vogliamo avere per invadere quei paesi. Allora, occuparsi di questioni transnazionali per me, per noi, per la nostra associazione è necessariamente occuparsi di come funziona l'ONU, di come funziona il Consiglio d'Europa, di quali strumenti si è dato, cioè di quel tentativo che abbiamo fatto ieri di mettere assieme delle persone per discutere di questo, della sostanza, e questo è straordinariamente radicale. Non sono tempi ordinari a livello nazionale. Tutto il dibattito, tutta la riflessione su quello che è successo per le elezioni lo tralascio perché sono andate, credo che noi condividiamo tutto quello che è successo, cioè molte delle riflessioni che noi abbiamo fatto sono condivise nell'associazione e quindi non devo credo ripetere che si tratta di una situazione molto pericolosa. Io tendenzialmente sono uno che guarda sempre la parte del bicchiere mezzo pieno, ma io ritengo che siamo in una situazione veramente davvero pericolosa per la democrazia, per lo sviluppo delle istituzioni nazionali, per quello che si sta rappresentando in questo Parlamento, per l'ipocrisia orrenda, untuosa, no? Intorno a certe formule antipartito, anticasta, che nascondono poi l'inattività, l'incapacità di fare politica, l'incapacità di fare riforme, no? Trasportando tutto sulla rivoluzione che verrà, noi siamo impuri, a tutti i livelli, a tutti i livelli. E non è soltanto una critica ad alcune parti del Movimento 5 Stelle. Questo però, per esempio, non mi impedisce, e lo faccio con consapevolezza, di andare in giro ovunque il Movimento 5 Stelle ci chiami, mi chiami, a corrispondere alle loro richieste, e vi garantisco che loro sono deputati, senatori, militanti, come io non ne vedo da anni ad ascoltare le nostre cose, da anni, di nessun partito, perché tutti i nostri partiti sono saputi, sanno già tutto, sanno quello che devono fare, conoscono le cose, vengono, fanno il saluto e vanno via. Questi del Movimento 5 Stelle ascoltano, leggono i documenti, fanno delle domande, saranno pure, cosa volete che vi dica, naif, dicono delle cose che si dicevano 30 anni fa, ma intanto ascoltano. Questa è la non ordinarietà dei nostri tempi. Avere a che fare con persone che su un certo versante mi fanno preoccupazione, perché la loro concezione del Parlamento è preoccupante, il loro pensiero su quale debba essere il ruolo dei deputati e dei senatori genera preoccupazione, grande preoccupazione, ma è al tempo stesso le persone, la gente che in questo momento ascolta di più. Ovviamente ci sono delle eccezioni, non parliamo delle eccezioni perché tutti i partiti hanno eccezioni, ieri era una conferenza di eccezioni sostanzialmente, ma come dire... Io a Fassino non gli ho mai parlato, sulla questione di San Pietroburgo lui pensa che la nostra iniziativa sia da rompicoglioni, questa è la sostanza, no, fin tanto che siamo un orpello estetico, perché ormai di gay si può parlare perché fa parte della, no, come ho spesso detto, ormai comunicativamente parlando è brutto parlare male dei gay, soprattutto a sinistra, ma nella sostanza delle cose ci vuole molto lavoro e molta fatica. Quindi la non ordinarietà dei tempi che viviamo è questa. Una parte della non ordinarietà deriva anche dalla realtà radicale che viviamo. Non parlo e non voglio parlare di quello che è successo alle elezioni, io però devo dirvi, mi ha molto stupito, a me hanno detto, io non ascoltavo la radicale ieri, a me hanno detto che pare che Marco Pannella abbia detto in radio che lui non veniva a questo congresso perché lui ritiene che noi siamo, non abbiamo bisogno del partito radicale, non abbiamo bisogno della sua presenza, perché gliel'hanno detto. Allora, io penso che se Marco voglia chiedere qualcosa all'associazione radicale Certi Diritti, ha tutti i telefoni e i canali per poter parlare con i suoi dirigenti o con i suoi militanti, non c'è bisogno di mediazioni, che siano mediazioni napoletane o che siano mediazioni romane. Questa è una cosa che, non tanto le parole di Marco, ma la situazione in generale con il partito, mi provoca
un dolore autentico che però vi volevo comunicare, perché noi viviamo in una bolla di non detto, no? Da questo punto di vista. E della bolla di non detto di politica c'è molto poco, secondo me, no? C'è molto di relazioni che si sono guastate, di rancori che sono provati, anche poi adesso stanno scoppiando. Adesso noi dobbiamo, secondo me, fare questa operazione nel bene nostro, della nostra associazione, ma anche per il bene del partito, di distinguere queste parti. E per questo lo dico ad alta voce, a Radio Radicale, così questa cosa si sente, perché per la salvaguardia della nostra storia e della nostra associazione dobbiamo tenere distanti queste dimensioni. Lo so che è molto difficile per il nostro partito, noi abbiamo sempre fatto politica dove lo stomaco era molto vicino al cervello, no? In Casa Radicale la passione fa parte dell'agire, quindi è molto difficile non reagire di pancia a certe affermazioni del tutto gratuite, no? Su chi siamo noi, cosa facciamo. Ritengo però che questo sforzo lo dobbiamo per noi, lo dobbiamo per il partito. E spero che da tutti noi esca fuori una forte riaffermazione di appartenenza a questa storia e a questa cultura politica, come dico io, a prescindere dalla situazione in cui siamo oggettiva di questi mesi, che non è dovuta soltanto a cause geopolitiche, secondo me. È un discorso che potremmo fare molto a lungo, ripeto, anche da noi in casa nostra non è che ce lo siamo detti tante volte, no? Noi siamo radicali, lo diciamo in continuazione, però essere radicali significa partecipare della vita del mondo radicale, in particolare del Partito Radicale Internazionale, che in questo momento sento come più casa mia di quanto non lo possano essere altri, ma anche questo è una componente della non ordinarietà del tempo che viviamo. Non ci sono i soliti rapporti fra noi e il Partito Radicale come c'è stato nel passato. Per noi poi è molto diverso, siamo piccolissimi, siamo una piccola realtà molto attiva probabilmente sul nostro tema, molto visibile anche da un certo punto di vista, ma sostanzialmente una piccola entità, no? Però anche questo fa parte del tempo non ordinario che viviamo e dobbiamo tenerne conto. L'ultima cosa che voglio dire è rispetto al movimento LGBT italiano. Noi in questi anni ci siamo sempre detti, e secondo me è il tempo di ripeterlo con forza, che non possiamo e non dobbiamo partecipare alle attività unitarie, qualora si riescano a fare in questo paese, con atteggiamento, diciamo così, critico o di competizione. Il cancro che ha reso impossibile che il movimento italiano esprimesse qualcosa di paragonabile a quello che gli altri movimenti europei hanno prodotto, perché come ha detto Iuri, come noi abbiamo sempre detto, la realtà del movimento italiano è parte del problema italiano, non è estranea a quello che è successo, è parte del problema. Ecco, ancora di più in questo momento in cui c'è confusione, c'è mancanza di punti di riferimento e si vedono già i sintomi del riposizionamento interessato di qualche leader, di qualche associazione, di qualche gruppo, dobbiamo tenere la barra diritta sulla necessità di distinguere queste cose e di fare in modo di creare alleanze vere su obiettivi precisi e costruire su queste strategie condivise. Lo dico forte del fallimento totale che noi abbiamo pagato in questi anni, tutte le volte che ci abbiamo provato, e il fallimento non è dovuto soltanto agli altri, anche in parte a noi, ma è un fallimento, perché non è soltanto fallita la federazione che voleva fare, è fallito il comitato Silo Voglio, è fallito il coordinamento del comitato Silo Voglio,
è fallita la proposta di raccolta delle firme sul progetto di legge di collaborare sul matrimonio egualitario? Vogliamo continuare con l'elenco dei fallimenti? I coordinamenti locali stanno in piedi per, grazie alla Madonna della Vergine delle Rocce, secondo me, perché tutti hanno tensioni, vivono tensioni e conflitti che non riescono a trovare una quadra che è sempre politica, che non è mai personale, no? Perché bisogna fare questo sforzo. A mio avviso in questo momento c'è bisogno di nuovo di riaffermare la necessità che ci debba essere unione laica delle associazioni LGBT su questi temi. A mio avviso questo paese avrebbe bisogno di un'unione ancora più ampia, che vada anche al di là delle associazioni LGBT. Per esempio io penso alle associazioni di persone con disabilità e alle associazioni che si occupano di immigrazione, delle quali non c'è la soluzione di tutti i loro problemi, benché abbiano leggi molto più potenti e molto più forti di quelle che il mondo LGBT, su cui il mondo LGBT può contare, no? Allora, secondo me, se da questo congresso può arrivare un nuovo, accorato appello, chiamatelo come volete, messaggio all'associazionismo dicendo fermi, cerchiamo di capire qual è un obiettivo comune e lavoriamo insieme su questo, poi liberi tutti di farvi i vostri e i nostri affari come vogliamo, ma su quello siamo insieme, credo che sia un'opera meritoria per noi e per tutti. Ce l'hanno spiegato benissimo ieri gli stranieri, credo che migliori spiegazioni non potessero fare, Joel è stato bravissimo, bravissimo, anzi tra l'altro per esempio questa potrebbe essere una cosa da fare, invitare Joel a farci un seminario alle associazioni nazionali su come si costruiscono le federazioni e le campagne nazionali. Esattamente, ci abbiamo anche provato. Spero questa è una linea di attività. L'ultima non ordinarietà che io vedo, e poi mi fermo, è quella nostra organizzativa. L'ha detta benissimo Leonardo, e questo per gli occhi di tutti noi, non mi stupisce il fatto che noi qui non siamo tantissimi, perché la crisi di militanza è di tutte le associazioni. Dietro le cifre che si sbandierano, dietro le cifre che si promettano, in realtà chi poi fa l'iniziativa politica e la conduce e ci lavora, non sono molto più di qualche decina di persone in tutta Italia, per tutti i movimenti, per tutte le associazioni. Quindi non mi stupisce, rimane il fatto che c'è uno iato, una distanza enorme che noi non possiamo più gestire, fra gli obiettivi che ci siamo dati e la struttura che ci siamo dati, che riformiamoci. Non ce la facciamo più a reggere. Guardate che per fare questo congresso ci sono state lacrime e sangue da parte di tutte le persone, che tutti noi lavoriamo e nel tempo libero, oppure, vabbè non lo devo dire perché Radio Radicale lo trasmette in diretta, quindi se no poi mi denunciano, insomma, no, però poi lo manderà, quindi insomma, ritagliando il tempo, i mezzi, gli strumenti, i nostri lavori, cosa che un'associazione con i nostri obiettivi non può più permettersi, quindi dobbiamo essere sinceri da questo punto di vista, no? E non fare il pianisteo sulla mancanza di militanza, ma semplicemente essere coerenti e realisti che la militanza non c'è, o almeno è molto molto ridotta, quindi dobbiamo lavorare per capire in che direzione andare. Detto tutto questo, la proposta che noi facciamo con i documenti che vi presentiamo è molto semplice, sostanzialmente è lì un periodo di sospensione di grosse decisioni. Il nostro studio avrebbe bisogno di grandi modifiche, per esempio, no? Abbiamo bisogno di riflettere un po' su quali sono gli strumenti di cui abbiamo bisogno, però quando si discute sugli strumenti, prima di tutto bisogna discutere su, come dicono in inglese, sulla mission, cioè su quello che sugli obiettivi che tu hai, sugli obiettivi che vuoi raggiungere, perché gli strumenti sono collegati agli obiettivi che hai, non sono così piantati per aria. E io parlo di strumenti quando parlo anche proprio di struttura organizzativa, per me la struttura organizzativa è uno strumento, non è il Vangelo, non esiste uno stato di Vangelo, non esiste un'organizzazione Vangelo,
sono degli strumenti che si possono modificare sulla base degli obiettivi che noi ci diamo. Quindi, però per fare questo ci vuole riflessione, per fare questo ci vuole... Faccio un esempio per farvi capire fino in fondo. La cosa più importante che noi abbiamo fatto e che facciamo è di, credo che sia ormai condivisa da tutti noi, è affermazione civile. No? Affermazione civile che oggi si basa sulla forza di sostanzialmente una persona o qualcuno in più che si aggiunge istituzionalmente e un certo numero di avvocati che lavorano. No? Grazie a Dio abbiamo questa collaborazione molto stretta con Maria Elisa e con Massimo, che sostanzialmente noi consideriamo i casi di affermazione civile che loro seguono come se fossero un po' anche nostri, ma diciamo così che i canali sono molti, perché si può andare ai tribunali attraverso tanti canali, non soltanto attraverso un'associazione o un avvocato. E abbiamo prove in questo paese che affermazione civile sostanzialmente ha fatto scuola, ci sono molti ormai, gli avvocati anche da soli, partono da soli, vanno e fanno le cause, tutta la questione per esempio relativa alle persone transessuali è totalmente avulsa dall'associazionismo. Cioè noi siamo arrivati dopo sul lavoro di Tito Flagella, che ha fatto un lavoro enorme a Roma perché ha ottenuto e sta ottenendo dei piccoli risultati molto concreti ma puntuali, no? Quindi è composita la realtà, non mi metterei nemmeno lì a riordinarla, però rimane il fatto che è un'associazione che si connota così fortemente con questa azione che dedichi soltanto una risorsa umana a questa attività è praticamente, non so, al limite dell'idiozia, no? Non è così? Queste cose noi le sappiamo, però forse bisognerebbe dircele, no? E bisognerebbe essere poi conseguenti rispetto a questa cosa, perché l'organizzazione non è soltanto forma, è la sostanza di quello che noi facciamo. Questa è un'altra delle tante lezioni radicali che io spero di avere assunto, no? È così. Allora, se tutto questo è vero, se siamo d'accordo che siamo in una fase di transizione che ha degli elementi di grandissima pericolosità, ma non voglio dimenticare che ci sono anche delle potenzialità concrete, oggettive. Prima delle elezioni lo disse Iuri, subito dopo l'ho detto anch'io, oggettivamente questo Parlamento è il più laico e il più potenzialmente coinvolgibile su certi temi. È oggettiva questa cosa. Riusciremo a fotterci anche questa possibilità, questa opportunità? È possibile, molto probabile, no? Che questo Parlamento si perda su altro, non faccia del fondo in realtà. Detto questo, che noi proponiamo è sostanzialmente un anno, come diceva Leonardo, di transizione lavorativa, lo vorrei chiamare, non di transizione aspettativa, cioè non dobbiamo stare fermi e aspettare che le cose capitino. E parlo dei tre livelli, del livello internazionale, del livello nazionale, del livello nazionale compresa la realtà del Partito Radicale e del livello associativo del movimento. È un anno di transizione, anche noi siamo in transizione, ma dobbiamo essere in transizione in movimento, non fermi, aspettando che le cose capitino, ma muovendoci nella direzione nella quale vogliamo che le cose debbano capitare. E allora la proposta di una mozione e di tre ordini del giorno collegati va in questa direzione qua. Io, anche a beneficio di quelli di Radio Radicale, li leggerei questi documenti, cerco di essere veloce e poi non li commento più perché ho già parlato troppo e aprirei la discussione. È molto difficile però leggere la proposta di modifica, l'emendamento di modifica allo statuto, perché sono tutti punti al comma, abbiamo distribuito il documento, se volete lo rileggo. Devo dire grazie a Rosario che ci ha dato una grossa mano in questa direzione, perché stiamo ripulendo il nostro statuto per tentare un'ulteriore volta di acquisire lo status di associazione di promozione sociale, anche quella per esempio è una piccola tappa, no? Ci ritroviamo adesso questa volta, se non riusciremo a ottenere quello status dobbiamo ragionarci sopra, però come sempre ho detto, prima viene fuori la politica, poi vengono gli strumenti, quindi questa è un'opzione, un'opportunità, se non ci va bene questa ce ne inventiamo altre, ma dobbiamo provarci sempre. Quindi sostanzialmente, come vedrete, le modifiche, sostanzialmente le modifiche che noi proponiamo, gli emendamenti che noi proponiamo sono emendamenti molto formali che non toccano la sostanza della nostra organizzazione, proprio perché questo è un anno di transizione, quindi facciamo un minimo di modifiche che servono per riprovarci e poi dopo usiamo quest'anno per capire come si evolve la situazione. E quindi vedrete che sono proprio tutto minuscole modifiche, so che
Marco ha presentato un emendamento che mi sembra condivisibile, poi magari lo leggiamo. Vorrei però leggere la mozione e i tre ordini del giorno che noi abbiamo presentato, che sono tre questioni molto puntuali, perché forse posso dire. Allora, la proposta di mozione generale è questa. Il sesto congresso dell'Associazione Radicale Senza Diritti ringrazia per il loro importante contributo i rappresentanti dei movimenti LGBT di Francia, Gran Bretagna, Argentina, Turchia, Russia, Albania e USA, e di rappresentanti di Liga e HCHR, che è la Commissione per i diritti umani, i cui interventi sono stati non solo utili per lo sviluppo delle iniziative internazionali dell'associazione, ma anche per quelle nazionali. Il congresso ringrazia inoltre tutti coloro che hanno deciso di partecipare ai suoi lavori, in particolare Pia Covre, Bruno De Filippis, Marisa D'Amico, Antonio Stango, Elisabetta Zampanutti e Filomena Gallo, confermando la disponibilità tanto più preziosa per i tempi confusi e pericolosi che viviamo. E sono volutamente citati solo le persone che non sono parte del direttivo, ma ovviamente il ringraziamento è per tutti quelli che sono stati, ma è voluta la segnalazione di persone che non fanno parte degli organi dell'associazione. Il congresso infine ringrazia i rappresentanti dei gruppi parlamentari che hanno scelto di confrontarsi nel nostro congresso sulle riforme possibili e ritiene che la loro disponibilità a continuare il dialogo tra di loro e con le associazioni sia un elemento importante su cui contare per la costruzione di una strategia efficace per il raggiungimento delle riforme di cui questo Paese ha bisogno, anche nell'ambito della difesa dei diritti umani delle persone LGBT. Il congresso, ascoltate e accolte le relazioni degli organi associativi, non può che sottolineare l'insostenibile distanza tra ricchezza di temi ed iniziative attivate e l'estrema limitatezza di risorse personali e finanziarie a disposizione, sottolineando che la questione centrale dell'associazione, oggi più che mai, sia quella di dotarsi di un'organizzazione capace di essere all'altezza degli obiettivi che si dà. Il congresso quindi decide di dedicare i mesi che ci separano dal prossimo congresso annuale, da convocarsi entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2013, lo dico in aggiunta, per riprendere il ciclo dell'annualità radicale sostanzialmente, perché noi abbiamo vissuto questo anno e mezzo un po' fuori da questo meccanismo. Alla riorganizzazione dell'associazione e all'attivazione di iniziative che consentano di fornire nuova forza alle battaglie che intendiamo sviluppare. A tal fine ritiene che l'associazione debba concentrare le sue attività e i suoi sforzi fino al prossimo congresso soprattutto su due ambiti di intervento: la costruzione e il lancio di una campagna nazionale per il matrimonio egualitario, perché questo è il tema che rappresenta il cardine del confronto oggi in atto sulla piena uguaglianza sostanziale, non solo formale, delle persone che lesbiche transessuali nel paese. Campagna che deve essere capace di coinvolgere non solo il maggior numero possibile di cittadini e cittadine, membri del Parlamento e della classe dirigente del paese e le associazioni. E poi il secondo ambito è lo sviluppo di iniziative transnazionali, in particolare nelle istituzioni internazionali ed europee, perché il diritto non si trasformi ulteriormente in lettera morta, ma sia garanzia della vita, della dignità, dei diritti e dei doveri delle persone, a prescindere dall'orientamento sessuale e identità di genere. Il congresso, infine, rinnova il suo impegno come soggetto costituente del partito radicale, non violento, transnazionale e traspartito, perché ritiene che questa sia la sua naturale collocazione politica, l'orizzonte culturale entro il quale è nato e si è sviluppato ed è il futuro delle sue iniziative, le quali tutte rientrano appieno nel solco dell'esperienza radicale. Questa è la mozione generale, poi abbiamo preparato tre ordini del giorno che sono più puntuali rispetto a certe cose, a certi temi che secondo me sono importanti. Il primo è adesione e sostegno all'iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni per l'ordinamento legale. Il sesto congresso dell'Associazione Luca Coscioni riferisce la campagna di raccolta firme promossa dall'Associazione Luca Coscioni
insieme a numerose altre realtà italiane per l'eutanasia legale. Ringrazio l'Associazione di Precoscione per essersi fatta carico della promozione di questa iniziativa che riteniamo necessaria e urgente per smuovere il Parlamento sul tema dell'esercizio pieno delle libertà individuali. E si rivolge agli iscritti simpatizzanti dell'Associazione perché contribuiscono con tutti i mezzi a loro disposizione per raggiungere l'obiettivo delle 50.000 firme e sostenere la campagna nazionale in atto. Il secondo ordine del giorno si intitola sulla strategia nazionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere. Il sesto congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti che si è svolto a Napoli dal 5 al 7 aprile 2013 rivolge un sentito ringraziamento al ministro Elsa Fornero per il messaggio che ha rivolto ai partecipanti e le parole inequivoche che ha usato per definire la necessità di iniziative legislative e non al fine di garantire pari opportunità ed uguaglianza per tutti e tutte, al di là della personale identità di genere o orientamento sessuale. Il congresso coglie anche l'occasione per sottolineare l'importanza del lavoro svolto dal NUMA per la definizione della strategia nazionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere. Importante per i contenuti che raccoglie e per il metodo che ha finalmente inaugurato anche in Italia di coinvolgimento, non solo delle istituzioni ma anche dell'associazionismo. Strategia che pur non potendo corrispondere appieno alle richieste contenute nella raccomandazione del Consiglio d'Europa rappresenta un ottimo strumento di lavoro per la pubblica amministrazione. La nostra associazione ha collaborato al monitoraggio indipendente della raccomandazione del Consiglio d'Europa, a cui la strategia fa riferimento, promosso da Lega Europa e per l'Italia realizzato dal Centro Risorse LGBT con la collaborazione di Arcigay, Arcilesbica, Agedo, Progetto Valeno, MIT e il coordinamento Silvio Rivera. E richiamandosi a questo importante lavoro di analisi e documentazione, chiede al Ministro di adottare la strategia con un atto formale di livello governativo che consenta al documento di avere la definizione amministrativa che il Consiglio d'Europa si aspetta e la realtà italiana necessita. L'ultimo documento è un appello alle associazioni italiane impegnate a difesa dei diritti umani delle persone gay, lesbiche, transessuali e intersessuali. Il sesto congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti ritiene che la straordinaria realtà, nel senso etimologico del termine straordinario, che il nostro Paese vive, necessita di straordinarie risposte unitarie per far sì che il tema della difesa e della promozione dei diritti umani e delle persone LGBT in Italia e nel mondo non sia del tutto cancellato dall'agenda politica e istituzionale del Paese. Per raggiungere questo obiettivo ritiene che le associazioni italiane attive su questi temi debbano riprovare nuovamente e con maggiore determinazione a lavorare insieme su precisi obiettivi, anche cercando di condividere strategie innovative. L'esempio che ci arriva da molte realtà europee e non europee, testimoniato dagli importanti interventi ospitati nel nostro congresso dei rappresentanti dei movimenti LGBT di Francia, Gran Bretagna, Argentina, Turchia, Russia, Albania e USA, e di rappresentanti di ILGA e OHCHR, che è la Commissione dei diritti umani dell'ONU, documenta, al di là di ogni possibile dubbio, che l'unità di intenti e l'iniziativa dei movimenti sono condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di riforma di cui il Paese ha bisogno. A tal fine il Congresso dà mandato specifico agli organi dell'Associazione di provare, ancora una volta, nel tentativo di trovare unità di obiettivi e di strategia con le altre associazioni LGBT italiane nelle forme che verranno condivise secondo l'unità laica delle forze che come radicali ci ha creato nei nostri rapporti con le altre associazioni. Tentativo che deve vedere tra i suoi primi obiettivi la promozione di forme di coordinamento e interlocuzione continuativa con i neoparlamentari sia tra di loro che con le associazioni italiane sui temi degli interventi necessari per garantire l'unità e i diritti umani delle persone LGBT in Italia e nel mondo. Questi sono i documenti. Io avrei voluto intervenire anche su altre questioni, ma non lo faccio perché sennò veramente devo troppo e non c'è tempo. La questione della legge sull'omofobia è una questione enorme, secondo me. Forse varrebbe addirittura la pena di dedicarci un direttivo per definire una posizione precisa, perché ci sono molti argomenti tutti fondati a mio punto di vista. Peraltro la nostra posizione è sempre abbastanza, la nostra è sempre abbastanza chiara come posizione, prima del codice penale, poi dell'iniziativa di educazione. Cioè per noi è fondamentale che si parta seriamente con la cultura, prima ancora che con la repressione, però insomma su questo possiamo parlare.
L'ultima cosa, volevo ringraziare Riccardo che ha citato all'inizio del suo intervento questo compleanno, il 5 aprile non è soltanto il mio, ma è soprattutto il compleanno della prima manifestazione del Fuori, perché effettivamente il 5 aprile del 1972 la prima manifestazione per la libertà, la liberazione degli omosessuali avviene a Sanremo ad opera del Fuori e di una delegazione internazionale. A ridaglie che torniamo sul transnazionale, non c'erano solo italiani, no. C'erano francesi, c'erano belgi, c'erano inglesi, c'erano tedeschi. Da sempre il movimento italiano, almeno fuori, e certo di sicuro, è stato molto attento a questa dimensione. Io ho finito, se mi dite quali sono gli emendamenti, perché allora si dovrebbe cominciare a votare prima l'emendamento allo statuto, perché ce n'è uno, mi sembra, Marco, lo vuoi presentare tu? Marco Marchesi. Allora, ma i vari emendamenti allo statuto, quello che proponiamo a prima firma mia è aggiungere un comma all'articolo 9, quindi aggiungere un comma 9.8 e tratta la parte dei centri di iniziativa locale, quindi la costituzione dei centri di iniziativa locale giocano tutta una serie di cose complesse che per magari posso spiegare anche Enzo. Io proponevo l'aggiunta di una norma transitoria che dice laddove a livello provinciale non vi sia un numero sufficiente di iscritti, ma le condizioni per costituire un centro di iniziativa locale ci sia considerando la lesione di iscritti di altre province ma nella stessa regione, il segretario valuterà se autorizzare o meno la costituzione del centro di iniziativa locale, perché noi abbiamo il paletto dei 15 iscritti per costituire questi centri. Adesso ci sono tante zone d'Italia dove gli iscritti sono veramente pochi, vabbè, lo dico per parte, voglio dire, non vengo dalla Luna, dalla Calabria, cioè in tutta la Calabria ci stanno attualmente 17 iscritti, però le condizioni ci sono per fare il centro di iniziativa locale. Sarebbe un peccato privarci di questa possibilità se ciò non ci preclude purtroppo tutta una serie di cose che spiegherà Enzo e Iuri per quanto riguarda le varie modifiche all'articolo 9, perché gioca il discorso del 50.000 dell'associazione di promozione sociale. E quindi quello che proponevamo è questo qui, quindi mettere in valutazione, la scuola nella provincia non ci sono 15 iscritti, ma nella stessa regione le condizioni ci sono, mettere alle mani del segretario questa valutazione. Sì, grazie Marco, come avevo detto le modifiche allo statuto sono sostanzialmente solo formali, tranne quelle relative all'articolo 9, che è l'articolo che descrive i nostri centri di iniziativa locale. Perché quelle sono un pochino più articolato, perché volendo riprovare di nuovo la strada del riconoscimento a livello nazionale come associazione di competenza sociale, a livello nazionale, poi c'è anche quella a livello regionale, ma a livello nazionale, dobbiamo necessariamente uniformarci rispetto a delle regole che sono previste dalla legge. Quindi lo sbarramento di un certo numero di iscritti la legge non lo dice, però la legge dice che ci devono essere altre presenze almeno in 5 regioni e c'è questa E congiuntiva che non so tanto bene se è proprio congiuntiva o può essere sostitutiva, se non so, dobbiamo studiarci sopra, e 20 province su tutto il territorio nazionale. Se l'ufficio nazionale considera queste due indicazioni come congiunte, cioè 5 e 20 province, per noi diventa più difficile, perché non so se siamo presenti con almeno 15 iscritti in tutte le 20 province, quindi dovremmo ritornarci sullo statuto per capire come verificarlo. Se invece noi speriamo che l'integrazione possa essere 5 regioni, no? Che comunque è un pezzo di territorio del paese non indifferente, allora in 5 regioni ce la facciamo e allora l'emendamento di Marco è totalmente, dice, va bene, perché poi la sostanza giustamente che Marco dice non è tanto, non stiamo a guardare 17 decisioni iscritte, ma stiamo a guardare la realtà politica, se c'è una realtà, se sono le condizioni politiche per avere questa iniziativa facciamo partire. Quindi io direi che l'emendamento è accoglibile,
come primo firmatario l'ho accolto, quindi va bene così. Ci sono altri interventi sulle modifiche allo statuto? Allora lo metterei subito in votazione. Dovete calcolarlo però, per contarlo, per qualcuno che conta, per le scritte. Allora, chi è a favore dell'emendamento allo statuto che abbiamo presentato e brevemente illustrato, alzi il cartellino verde e sorrida. Perché nella foto mi non vedo. Contrari? I contrari non devono sorridere. Beh, non ce ne sono astenuti? Un astenuto. Può sorridere. Anche se la siamo molto democratici. Allora, l'emendamento lo subito passato. Sulla mozione generale credo che ci sia un emendamento. Gabriele, lo vuoi presentare? No, Luigi lo capisce. Al punto 1, lo ripeto, è la costruzione e il lancio qua, no? Vi ricordate che la mozione prevede due sole iniziative, matrimonio egualitario e il trasnazionale. Gabriella, quindi l'ho detto questa volta, il coglione, propone un emendamento di che la giunta al primo punto, oltre a confermare la continuazione di affermazione civile e la validità della strategia adottata. Io direi assolutamente sì, perché peraltro la nostra strategia di protezione civile è propedeutica al matrimonio egualitario, quindi ci sta perfettamente, però è giusto citarlo. Quindi il firmatario e gli altri accettano l'emendamento. Sulla mozione qualcuno vuole intervenire? A favore, contro? Astensione. Bravo, vieni. Ce n'è uno a favore e uno contro? Io a favore una dichiarazione di voto appunto di astensione, perché innanzitutto perché non mi permetterei di votare contro un documento di questo tipo, perché è totalmente condivisibile, però leggendolo devo farvi presente una mia sofferenza, cioè il fatto che la nostra associazione ha degli scopi e attività anche espressi in uno statuto che sono in tutto l'articolo 3 e vedono tanti nostri scopi, e quindi questa mozione ne vedo solo uno, cioè quello di portare avanti la battaglia per il matrimonio egualitario e sostanzialmente portare avanti tutta la nostra campagna transnazionale. Da questo documento vedo espulsa tutta la parte sulla sessuofobia, tutta la parte sulla regolamentazione della prostituzione, eccetera. Io non ho emendato questa mozione generale perché so che molti di noi volevano appunto il documento asciutto, quindi non l'ho nemmeno emendato, però appunto volevo far presente questa sofferenza e per questo mi asterrò. Perché sicuramente le porteremo avanti queste iniziative, ne sono convinto, però credo che un documento importante come una mozione generale ci sarebbero stati bene anche questi. Qualcun altro che vuole intervenire su questo? Marco, grazie. Allora, io voglio intervenire a favore di questa mozione, quindi voglio battere per chiedere che tutti votino a favore, non perché io sia uno di quelli a cui piace, sì, il plebiscito, la maggioranza è vulgare, ma mi rifaccio al ragionamento di Enzo della straordinarietà del momento e soprattutto il dare forza a questo periodo di riorganizzazione della nostra associazione. Per cui non solo invito Matteo a ripensarci e quindi a votare a favore, ma mi auguro che ci sia un voto unanime, perché su questi due cardini si gioca anche la vita stessa della nostra associazione. La riorganizzazione da qui al prossimo congresso entro il 31 di dicembre di quest'anno è comunque focalizzata sui due obiettivi più importanti che abbiamo individuato in questi tre giorni di discussione. Grazie.
grazie. Chi contro? Nessuno. Allora io metterei in votazione la mozione. Chi è d'accordo, sorrida e il suo cartellino verde. Giovanna è bravissima, sorride e il cartellino verde è proprio in nota. Grazie. Contro? Nessuno. Astenuti? Possono sorridere? Uno, due. Tre. Qui. Viene nella sezione politica. Sì. Ok, tre astenuti. Grazie. Allora, passiamo velocemente alla votazione sui tre ordini del giorno. C'è qualcuno che vuole intervenire sugli ordini del giorno? Perché se no mi sembrano abbastanza chiari, se no io li metterei addirittura in votazione tutti e tre. Non è un po' così, però se non ci sono proprio interventi. Ok, allora, chi è a favore degli ordini del giorno presentati e illustrati? Allora, contrari? Contrari? Nessuno? Astenuti? A Mappalo, nessuno. La Bulgaria con noi. Bene, abbiamo approvato tutti i nostri documenti, speriamo che siano davvero un buon viatico per il nuovo anno. Un po' come dire, il nostro documento prevede che il nostro prossimo congresso sia tra 9 mesi. Meno, quindi siamo tutti già a lavorare e che questa selezione di temi non è che non significa, come giustamente ha detto Matteo, non è che adesso non ce l'abbiamo. Il bilancio, sì. Allora dobbiamo mettere in votazione il bilancio che ieri è stato dal nostro tesoriere. Sono gli interventi sul bilancio, richieste ulteriori chiarimenti e cose? No, non ci sono. Allora chi è a favore alzi il solito cartellino verde, non un altro. Grazie, vediamo la controprova. Chi è contrario? Astenuti? Ammazza, ma su questo è qui è proprio profondo. Il bilancio è approvato. Lo voglio ricordare, tutti i nostri lavori, tutti i nostri documenti, compresi i contributi audio e quelli scritti, saranno messi sul nostro sito, spero che non possibile, secondo le nostre forze, ci proviamo. Sito Facebook, tra l'altro su Facebook ho visto che già giravano dei video, per esempio Davis ha messo su Facebook il suo contributo a certi diritti sul suo profilo e va bene, insomma, cioè più circa la migliore. Anche Obama, quindi sa che il suo consigliere ha contribuito a certi diritti per la famosa regola del 6, noi siamo molto vicini a Obama. Allora, diventiamo seri, mi sembra che siamo nella fase della votazione delle candidature. Allora, ci sono candidature, proposte di candidatura per la carica di segretario, la carica di tesoriere, la carica di presidente, oltre che la carica di direttore dei conti e anche di direttore dei conti. Allora, io come presidente, visto che bisogna assumersi le responsabilità, faccio di nuovo la proposta della stessa triade che ci ha portato fino a qua, cioè soprattutto il segretario e il tesoriere, come sapete il presidente è più o meno una funzione estetica, anche se fa molto a me, perché sono super figo, quindi più o meno una funzione estetica, ma l'importante è io. Credo che Yuri e Giacomo abbiano lavorato benissimo, davvero benissimo, e vi posso garantire che Yuri è sul piano internazionale, per esempio, anche su quello nazionale, ma tutto quello che abbiamo fatto noi a livello internazionale si può dire a lui, la sua capacità di lavorare. Con altri stranieri vi garantisco che noi brutta figura non la facciamo. Anzi, questa è la mia proposta. Lunga vita. Ringrazio il Presidente, ma come avete detto ieri,
sentito in candidarmi, e invece voglio ringraziare Leonardo perché oltre ad essere stato la persona che ha coordinato il mondo la logistica di questo congresso, è stata la persona che quest'anno mi ha aiutato di più nella tesoreria e mi ha supportato, che ha condiviso tante cose dentro e fuori l'associazione, quindi grazie Leonardo. E Leonardo è stato già tesoriere dell'associazione Ecologica Radicale Milano, è stato nella giunta di Radicali Italiani e secondo me è la persona più adatta a ricoprire il ruolo di tesoriere, e quindi lo cambio dalla tesoreria. Prima di dare la parola a Leonardo per sapere se accetta oppure no, ma se non accetta su un bot, quindi sappilo già subito. No, fatti gli scherzi. Candidature per il riserva di conto. Allora, prima di poi dire se accetto io. Ah già, è vero. Io vorrei candidare il potere di fare dei conti come ormai sta diventando una tradizione in certi diritti, quello che potrebbe ancora, visto che non sappiamo se è una persona o una candidatura, essere il nostro ex tesoriere, cioè Giacomo Cellottini, che ha lavorato straordinariamente da 2 anni come tesoriere. L'ex tesoriere Simone Giacomo è l'attuale revisore dei conti Luca Piva, che ringrazio anche per il suo contributo come revisore dei conti e non solo, e quindi Giacomo. Allora, andiamo per ordine. Hai detto se è accettato? No, prima di... Io lo dico dopo. Dai, che abbiamo fatto? Allora, il presidente accetta, grazie. Allora, oltre a rinnovare comunque... Così ti ispiro. Io ovviamente rinnovo già come l'invito a continuare quello che hai già fatto, però allo stesso tempo, insomma, visto che so quello che l'aspetta anche fuori di qui, me lo aspettano tante nuove avventure, tante nuove esperienze dal punto di vista lavorativo, quindi non posso fare altro che augurarti di fare la migliore scelta in cui e basta, no? Visto che sta zitto. Io mi sento di accettare comunque. Premetto che ha detto anche a mio papà, io ho intenzione di laurearmi quest'anno. Metterò a disposizione la mia esperienza sia come studente di economia che di conosco i bilanci, sia come si fa, sia come la stessa serie. Cioè, ci invita anche la festa di laurea. Sì, ovviamente la festa di laurea. Bene, grazie. Allora, Giacomo. Io mi volevo liberare di voi, ma non per cercare la festa di laurea. Va bene, devo dire che anche io... Io rapidamente, sono particolarmente contento che Leonardo ha accettato questa candidatura. Leonardo non solo ha aiutato Giacomo moltissimo quest'anno, ha aiutato tantissimo anche me su Milano, ma proprio anche a livello di azione politica nazionale, quindi come tradizione radicale il tesoriere non è soltanto quello che mette in ordine i conti, ma è una carica politica fondamentale, forse spesso anche più importante del segretario, e quindi sono contentissimo che Leonardo abbia accettato questa candidatura, perché saprà fare in maniera eccellente questo lavoro. Per quanto mi riguarda, io volevo dire solo 2 parole sulla mozione. Non è questa una mozione che sottrae competenze a certi diritti. Questa è una mozione che cerca, come tutte le associazioni fanno, soprattutto
soprattutto in ambito europeo, un po' meno del livello italiano, di darsi delle priorità. Quest'anno noi abbiamo individuato, per le ragioni organizzative che abbiamo detto Enzo, detto Marco, detto Leo, hanno detto in molti, ma anche perché politicamente, secondo me, è essenziale darsi queste priorità, le priorità che ci siamo dati, perché l'abbiamo letto nei vari interventi, ci sono tanti aspetti preoccupanti nella realtà italiana, ci sono degli aspetti invece che possono aprire degli spazi di manovra. Questo è il Parlamento più laico della storia repubblicana, probabilmente. Quello che abbiamo già detto e che continuo a ribadire, questo è un Parlamento in cui c'è una maggioranza per il matrimonio egualitario, addirittura, se, e qui lo devo dire, se il PD, che è il partito di maggioranza relativa in termini di seggi, anche se non in termini di voti, se il PD avrà la capacità di ascoltarci, appunto, cosa che in questo congresso è avvenuto, perché ci sono stati tanti esponenti del Partito Democratico, però devo dire che spesso invece il PD non ha questa capacità, non tutto il PD quantomeno ha questa capacità, e capire che arroccarsi sulla posizione delle unioni civili, del modello tedesco, per tutto quello che ho detto nel mio intervento, rischia di far scaricare proprio sul PD la responsabilità di non raggiungere il matrimonio egualitario in questo Parlamento, qualora questo Parlamento durasse, perché non lo sappiamo. Quindi la scelta di concentrarci su questo tema, secondo me, oltre ad essere una scelta importante per noi come organizzazione, lo è anche politicamente, perché in questa legislatura, in questo turno di tempo di qualche mese, potrebbero veramente giocarsi delle partite veramente importanti. Bene, grazie a lui per aver accettato, grazie a tutti. Adesso passiamo alle votazioni. Le votazioni devono essere sulle persone, quindi una per una le persone. Comincerei dal segretario, che è la nostra carica più importante. Quindi chi è a favore della nomina di Yuri Guaiana a segretario della Fondazione dei Diritti Civili, alzi il catena verde e sorrida. Ma c'è un conflitto di interesse. C'è un grande conflitto di interesse. Non puoi votare. No, la tradizione radicale vuole che ci si voti. Io mi ricordo dei discorsi di Pannella su questa roba pazzesca. Uno se non si vota non per se stesso, quindi. Votati Yuri, votati. Votati. Ok, grazie, contrari? Nessuno? Astenuti? Ma peggio dei Gurgi. Peggio dei Gurgi. Siamo diventati proprio russi veri. Grazie, Yuri Guaiana e segretario nazionale della Associazione. Allora, sulla nomina di Leonardo Monaco, chi è a favore alzi il catenino verde, ringrazio, chi è contrario, Rosario non è contrario, astenuti, non c'è nessuno, quindi Leonardo è il nuovo tesoriere della Comunità. Chi è a favore della tua carica presidente della storica giustizia? Grazie, due manine, contrari? Contrari? Nessuno? Certo, astenuti, non ce ne sono, quindi Enzo Cucco è il nuovo presidente. Giacomo Cellottini, chi è a favore, alzi il cartellino verde, ora vai più, grazie per aver fatto, chi è contrario, nessuno, astenuti, nessuno, anche Giacomo è stato astenuto. Allora, per le votazioni, io non prima di aver ringraziato di nuovo, davvero, veramente, per il servizio che ci rende, il lavoro che fa la radicale per questa opportunità ulteriore, a livello nazionale, e anche ovviamente la CGL che oggi ci ha ospitato molto carinamente, molto gentilmente, in una rapporto con il CGL.
partecipato, alla prossima.